Buonasera a tutti, prendiamo posto cortesemente, diamo inizio al Consiglio di mercoledì 17 novembre 2021, ore 21:08. Nominiamo gli scrutatori Generosi, Miccini e Mariani Benito. Parola al segretario per l'appello. Bartoli, presente. Bravi Antonio, presente. Bravi Graziano, presente. Canalini, presente. Cinelli, presente. Generosi, presente. Guzzini, assente. Mariani Antonella, assente. Mariani Benito, presente. Marinelli Andrea, assente. Miccini, presente. Presente. Oltroni, presente. Pennacchioni, presente. Polsonetti, presente. Sforza, presente. Simonacci, assente. Trucchia, presente. Tredici presenti e 4 assenti. Iniziamo con il primo. Sì, subito, come no. Prima di iniziare il primo punto all'ordine del giorno, diamo la parola al Presidente dei Revisori dei Conti. Prego, dottore. Sono qui per portare il saluto del Collegio dei Revisori dei Conti. Questo Consiglio mi ha onorato di nominarmi Presidente del Collegio dei Revisori. Molti di voi mi conoscono. Questa sera non si sente nulla. Sì, un attimino che ci sono dei problemi ai microfoni. Va bene, ok, buonasera a tutti, saluto anzitutto sindaco e assessori, tutti i consiglieri, la Presidente del Consiglio, il segretario dottor Bonelli e la dottoressa Maccaroni. Sono qui in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, sono molto onorato perché in questa assise ci sono stato 5 anni da consigliere comunale e ben 6 anni prima da componente e poi da presidente del Collegio dei Revisori, ovviamente in anni andati. Porto il saluto degli altri due miei colleghi, sono stato fortunato, anche il sindaco, gli estratti sono due bravissimi componenti perché hanno sempre svolto questa mansione. È il ragionier Guido Renzi di San Benedetto e il dottor Franco Vignati di Macerata. Ambedue, voi sapete, sono stati estratti dalla prefettura e abbiamo già iniziato a lavorare con la dottoressa Maccaroni per i 4 pareri che abbiamo già rilasciato e posso confermarvi che il lavoro si presenta molto proficuo. Sapete bene che il
Collegio dei Revisori è un organo squisitamente tecnico e lavora solo e unicamente in base alla legge. Però io mando un memorandum a voi, tutti quelli che hanno bisogno di qualche chiarimento, delucidazione, tutto quello che serve, che può essere di competenza del Collegio dei Revisori, siamo a disposizione. Voi sapete bene che io sono di Recanati, perciò potete rintracciarmi in qualsiasi momento e sono, sarò sempre a vostra completa disposizione. Oggi presenzierò a questo Consiglio, fino alla discussione delle variazioni di bilancio e del DUP, e poi lascerò lo svolgimento di seguito a voi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Presidente, le do il benvenuto come Presidente del Consiglio e le auguro un proficuo lavoro. Iniziamo con il primo punto, dove ci sono le interrogazioni. La prima interrogazione è la numero 27 dell'anno 2021, protocollo 37.704 del 12/10/2021, presentata dai consiglieri Mariani, Benito e Trucchia. Il 25/9 del 2021, un ragazzo di 21 anni caduto dal muraglione di Villa Coloredo. Prego la parola al consigliere Mariani per la presentazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti, saluto il Sindaco, il Segretario, il Presidente del Revisore dei Conti, ringrazio per la presenza e anche a nome del nostro gruppo, a tutto il Collegio dei Revisori. Vado a leggere l'interrogazione. Quindi 25 settembre 2021, ragazzo di 21 anni caduto al muraglione di Villa Coloredo. Premesso che l'area del parco dove si è verificato l'incidente è adiacente a quella gestita dal pub All Garden, lì presente. Trattandosi di una serata musicale intitolata Into the Wild, organizzata e promossa con la presenza di un DJ famoso, noto ed apprezzato a livello nazionale, era facile prevedere un'elevata partecipazione di pubblico. Molti disagi alla circolazione stradale sono stati creati dalle auto che erano parcheggiate su entrambi i lati della strada e persino sopra i marciapiedi. Due auto con senso opposto di marcia non riuscivano a transitare contemporaneamente. Con la presente si interroga, signoria vostra, al fine di conoscere la situazione e il contesto della serata in cui si è verificato l'infortunio indicato in oggetto. 1. Attuali condizioni fisiche del ragazzo e si è riportato conseguenze fisiche permanenti in seguito alla caduta. 2. Il PAB ha comunicato all'amministrazione comunale tale evento, in che data occorreva autorizzazione, quali prescrizioni e o indicazioni sono state date in base alle normative anti-Covid sugli assembramenti e sulla capienza. 3. Fino a che ora era possibile fare musica e vendere alcolici in quel luogo la sera dell'evento. 4. In vista del notevole flusso di persone attratte dall'evento, l'amministrazione comunale ha emesso ordinanze per regolamentare la circolazione stradale e o il parcheggio lungo la strada via Monteconero al fine di evitare rischi agli automobilisti e ai pedoni. 5. Il PAB, promotore dell'iniziativa evento Into the Wild, aveva attivato il servizio di sicurezza privata, la cui presenza deve essere prevista per questo tipo di manifestazioni e eventi, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza del pubblico presente. In generale, gli operatori della sicurezza si possono intervenire anche in soccorso di chi potrebbe sentirsi male per vari motivi, compresi lo stato di ebbrezza, l'eccessiva assunzione di alcol o di altre sostanze che alterano il proprio stato psicofisico, eccetera. Il semplice fatto di addormentarsi sul ciglio di un muraglione alto 4 metri circa, nonostante la musica ad alto volume, non dovrebbe sfuggire agli addetti alla sicurezza. Punto 6. Se per il controllo e la gestione del flusso della circolazione stradale e del parcheggio lungo le mura, lungo la circolazione e all'interno della rotatoria, era stato predisposto almeno un addetto alla sicurezza da parte del PAB o dell'amministrazione comunale? 7. L'amministrazione comunale ha mai richiesto al PAB di attivarsi per il controllo dei parcheggi dalle ore 20 in poi al fine di evitare soste vietate e pericolose lunghe le mura in piena curva e all'interno della rotatoria presente all'ingresso del parco di Villa Coloredo, considerato che quasi sicuramente sono auto degli avventori del PAB? 8. L'amministrazione comunale non ritiene opportuno far mettere in sicurezza con apposita protezione o ringhiera la parte di muro che delimita anche l'area gestita del PAB?
considerato che il muro in quella parte è relativamente basso e sprovvisto di qualsiasi tipo di protezione, dove anche i bambini possono salirci senza difficoltà. Grazie. Grazie consigliere. La parola al sindaco per la risposta. Grazie, grazie presidente. Colgo anch'io per salutare il presidente del Collegio dei Revisori e augurare buon lavoro a tutto il collegio. Dunque, relativamente all'interrogazione, dobbiamo dire che la ditta che esercita attività di somministrazione all'interno del parco di Villa Golloredo opera in base ad autorizzazione amministrativa numero 13.720 del 24 aprile 2015. In base a tale autorizzazione la ditta è tenuta a garantire un calendario annuale di circa 90 iniziative di intrattenimento e di animazione che coinvolgono i frequentatori del parco di tutte le fasce d'età nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nella tabella 1 del vigente piano di zonizzazione acustica e quindi con limite di orario feriali e festivi fino alle 23.30 e limite orario per i prefestivi fino alle 01 di notte, per un numero complessivo non superiore a 8 ore. In relazione alla data di cui si tratta nella interrogazione, va detto che l'attività ha presentato per tutto il periodo a partire dal settembre 2021, quindi per tutto il periodo di attività successivo a settembre 2021, una scia per attività di piccoli spettacoli. Questa autorizzazione all'esercizio di quell'attività comporta la possibilità di fare piccole attività di intrattenimento, si chiama attività piccoli intrattenimenti musicali. Tale attività consente l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagine, a condizione che i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento propriamente detta, non sia imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, l'effettuazione di spettacoli musicali avvenga senza ballo, limitatamente agli esercizi che hanno attività, tale attività, quindi non è consentito attività di ballo. E il trattenimento deve svolgersi all'interno del normale orario di apertura dell'attività e i locali non devono avere particolari allestimenti che si distinguano da quello che è il normale allestimento in orario di attività. E l'altro aspetto, non ci siano maggiorazioni nei prezzi applicati per le somministrazioni. Tenendo conto di tutte queste prescrizioni, l'attività della sera di cui si tratta rispettava perfettamente questo tipo di indicazioni. L'unica cosa che magari poteva essere diversa è l'afflusso di pubblico, che probabilmente è stato superiore a quello che gli organizzatori avevano previsto. Detto questo, chiaramente non c'è un servizio di ordine pubblico, proprio perché non si tratta di attività di pubblico spettacolo organizzato dal gestore. E relativamente all'incidente che viene indicato nell'interrogazione,
Dobbiamo dire che il muretto è perfettamente a norma, essendo in tutta la sua lunghezza superiore al metro di altezza, che è il limite delle barriere, e quindi da questo punto di vista non c'è una irregolarità da rilevare. Le altre normative erano state pienamente rispettate, perché eravamo in un periodo precedente all'entrata in vigore del Green Pass, quindi le norme in vigore in quel momento per quanto riguarda il contrasto al Covid erano quelle di utilizzo della mascherina e di via di assembramento, che era stato regolarmente rispettato. Quindi non esistono particolari mancanze o non rispetto di norme o regolamenti che siano stati violati in occasione di quella serata di attività. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Mariani. Da quanto espresso chiaramente quali sono le condizioni della convenzione, quindi vanno bene, l'attività ha rispettato, anche se sulla stampa mi sembra si leggeva un orario diciamo diverso, era accaduto l'infortunio, sembra verso le 2 dicevano, però non era specificato se ancora c'era musica, perché qua diceva appunto che i prefestivi e prefestivi a luna devono chiudere, però dai giornali si leggeva che era accaduto alle 2 comunque. Quindi il locale è bene, quindi che ha specificato che era tutto, ha rispettato le regole, gli accordi, va bene. Quindi l'unica cosa che non ha rispettato sono gli automobilisti e gli avventori del locale, perché parcheggiando tutto l'annoso problema lungo la circonvallazione sopra i marciapiedi in piena rotatoria, lì forse o è l'amministrazione che deve intervenire o non ha detto se c'è stata un'ordinanza specifica che ha consentito il libero parcheggio in quel modo. Dopo alcuni giornali scrivono selvaggio, però ecco, veramente in certe situazioni è veramente pericoloso per la circolazione, quindi là credo debba intervenire l'amministrazione con dei provvedimenti, a meno che non sia d'accordo in quel modo di parcheggiare che vediamo. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo alla seconda interrogazione, la numero 28 del 2021, protocollo 38.954 del 20/10/2021, presentata dal consigliere Trucchia. Intervento di demolizione e ricostruzione scuola primaria Beniamino Gigli. Situazione, procedura negoziata. Prego consigliere per la presentazione. Grazie presidente. Anch'io mi unisco ai saluti del Consiglio del Dottor Pasquale Morbidoni, Presidente del Collegio Revisori, lo ringrazio per la sua disponibilità, e devo dire che i consiglieri comunali, la prima cosa che di solito, perlomeno io, che si va a leggere è la relazione dei revisori dei conti, quindi prendiamo atto della disponibilità per eventuali chiarimenti, ecco, considerando che il bilancio è una materia non per tutti chiara, specialmente nelle ultime disposizioni, oppure quando lei era consigliere comunale forse il bilancio era un po' più chiaro allora. Penso che mi darà ragione. Bene, leggo l'interrogazione che riguarda la scuola. Premesso che in data 3/8/2021 sono state inviate lettere d'invito a ben 45 imprese edili per la partecipazione al secondo esperimento di gara, dopo che il primo era andato deserto, che alla scadenza della presentazione delle offerte fissata per le ore 14 del 10 settembre 2021 risulta pervenuta una sola offerta, così come riportata da notizie di stampa, che l'avviso di procedura negoziata prevedeva per il 14/9/2021 alle ore 15:30 l'apertura delle offerte pervenute da parte della commissione guidata dal segretario comunale generale, scusate. Considerato che a tutt'oggi non risulta alcuna successiva operazione per la verifica dell'offerta come sopra indicato, ciò premesso si interroga la signoria vostra al fine di conoscere se l'offerta è stata esaminata come era previsto nell'avviso di avvio della procedura negoziata ed eventualmente quali sono le motivazioni che ancora non ne permettono l'esame.
Si richiede inoltre l'elenco delle ditte invitate e nel frattempo, se l'offerta è stata aperta, copia della documentazione allegata dell'unica offerta pervenuta. Sappiamo che non è stata aperta, quindi attendo la documentazione quando sarà possibile. Grazie. Grazie, consigliere. La parola all'assessore Fiordomo per la risposta. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proviamo a ricostruire quello che è avvenuto negli ultimi mesi. La cronistoria della Gigli ci farebbe dilungare sulle procedure, i mille passaggi e i tempi tecnici che sono necessari in base al codice degli appalti e poi la procedura del terremoto. Quella precedente magari di cronistoria la faremo a tempo debito, adesso ci limitiamo agli ultimi mesi. Con determinazione dirigenziale numero 435 del 29 giugno era stata avviata la procedura di gara per l'individuazione dell'affidatario dell'appalto, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la ricostruzione della scuola primaria Beniamino Gigli. Nonostante le attuali norme prevedano per questo tipo di gara di invitare almeno 10 concorrenti, la segreteria ha deciso di rivolgere l'invito a 15 operatori sorteggiati dall'apposito albo regionale. Dei primi 15 operatori economici invitati alla procedura, nessuno ha presentato un'offerta entro il termine perentorio del giorno 20 luglio e pertanto la gara è stata dichiarata deserta. Si decideva quindi di procedere ad un secondo esperimento di gara invitando un numero triplo di operatori pari al numero 45 imprese estratte dal medesimo elenco e concedendo un maggiore tempo per la presentazione delle offerte, procedura sempre seguita dalla nostra segreteria con la guida del segretario generale. Alla scadenza del termine del 10 settembre è stata presentata un'offerta da parte di un unico operatore economico. Il presidente del seggio di gara, che si occupa della sola fase preliminare di controllo sull'ammissibilità delle offerte, in data 14 settembre 2021 ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico per la partecipazione alla gara e dopo una richiesta di integrazione documentale nell'ambito del cosiddetto soccorso istruttorio, in data 20 settembre ha disposto l'ammissione del concorrente alla successiva fase di valutazione tecnica dell'offerta. Dopo aver trasmesso gli atti all'ufficio speciale di ricostruzione, che a sua volta ha trasmesso gli atti all'ANAC, e dopo aver preliminarmente trasmesso i nominativi individuati per far parte della commissione all'USR, al fine di poter ottenere il parere favorevole dell'ANAC, in data 15 novembre è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Come il consigliere Trucchia sa, anche per la professione che svolge, c'è una valutazione e una documentazione necessaria anche rispetto ai commissari che vengono individuati, proprio per verificare che non siano in condizioni di potenziale incompatibilità rispetto al ruolo che devono svolgere. Ieri, 16 novembre, si è riunita la commissione per l'esame dell'offerta tecnica, il cui esito verrà preliminarmente trasmesso all'ufficio ricostruzione e all'ANAC, come previsto dalla procedura prima dell'adozione definitiva degli atti di gara. Stante la procedura di gara di appalto in corso, dunque, non è possibile fornire ulteriori informazioni circa il nominativo del concorrente, né si può rendere pubblica la documentazione presentata dall'offerente ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 50 del 2016. Ad ogni modo, consigliere, una volta ottenuto il parere favorevole dell'ANAC, obbligatorio per via degli obblighi di verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento relativi alle opere di ricostruzione post-sisma 2016, saranno ufficialmente adottati e pubblicati gli atti di conclusione della procedura e rese note tutte le informazioni richieste. Grazie, mi rendo conto che è una risposta inevitabilmente tecnica, ma siamo con una procedura
amministrativa complessa e quindi era inevitabile fornire questo tipo di ricostruzione. Grazie Assessore, prego Consigliere Trucchia. Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore per la risposta, perché effettivamente nell'avvio della procedura negoziata pubblicata sull'albo pretorio c'era l'apertura, era prevista l'apertura delle offerte e l'Assessore ha confermato che è stata esaminata, è stata aperta effettivamente il 14/9/2021 e sono state chieste integrazioni, quindi diciamo che non risulta vero quello che leggevo dalla stampa su interviste che erano state date, insomma si diceva tutt'altra cosa, quindi ringrazio l'assessore Fiordomo per aver dato l'elenco della procedura, che è una procedura sicuramente molto complicata. Ma l'interrogazione, al di là della documentazione che chiederemo quando sarà possibile ovviamente, e capisco che non può essere ancora data, ma l'interrogazione nasce dal fatto che ci risulta che qualche amministratore comunale è andato in giro per le imprese della zona per chiedere chi volesse fare il subappalto di questa ditta. L'interrogazione nasce solo da questo. Siamo stati informati che qualcuno è andato in giro chiedendo: ma chi è che vuole fare il subappalto di questa ditta, che pare che sia di Palermo, ma adesso io non lo so perché non si dice, e quindi è nata l'interrogazione per questa preoccupazione, cioè nel senso, se io vado in giro adesso, non è aperta la gara, non sono stati visti i verbali, la commissione non si è riunita e qualcuno va in giro cercando il subappalto, ditte disponibili a fare il subappalto per la scuola. Spero che non sia, tanto sarà una cosa verificabile, ma abbastanza verificabile, perché vedremo quando saranno assegnati i lavori se le nostre informazioni erano giuste o meno, quindi speriamo che la perplessità nasce proprio da quello: se la busta non è stata aperta o è stata aperta solo dalla commissione, come si fa ad andare in giro a cercare l'impresa disponibile per un eventuale subappalto? Ecco, solo per questo nasceva l'interrogazione, per la preoccupazione che ovviamente tutte le procedure, confidiamo negli uffici, il segretario comune, ci mancherebbe altro, non abbiamo nessuna remora in questo, però ecco, ci sembra strano invece il comportamento di qualcuno, ecco, solo per quello lì. Quindi ecco, siamo assicurati, ringrazio Fiordomo perché ha fatto una ricostruzione precisa, puntuale, su quello che è la procedura. Effettivamente la procedura prevede parecchi passaggi e quindi ecco, lo ringrazio perché ha dato anche alla cittadinanza delle informazioni precise che, leggendo dalla stampa, non erano state date. Grazie. Grazie consigliere Trucchia. Passiamo alla terza interrogazione, la numero 29 dell'anno 2021, protocollo 39.715 del 25/10/2021, presentata dai consiglieri Mariani Benito e Trucchia, situazione Parco Villa Coloredo Melza. Prego consigliere Mariani. Grazie Presidente. Allora, leggo l'interrogazione, situazione Parco Villa Coloredo Melza. Premesso che il parco di Villa Coloredo rappresenta un importante polmone verde della città. 2. È un importante patrimonio vegetale. 3. È un luogo pubblico di aggregazione e di svago per tutte le età, aperto tutto l'anno, dove insiste anche un'attività commerciale. 4. Il piano del verde comunale è uno strumento strategico di pianificazione di settore integrativo dello strumento urbanistico generale, che partendo dall'analisi dettagliata del patrimonio verde del comune ne definisce lo sviluppo quantitativo e qualitativo nel medio e lungo periodo. Analizza gli spazi e verde pubblico esistenti e dà indicazioni per il loro miglioramento. 5. In tutta l'area del parco sono presenti parecchie e gravi criticità da oltre che danni strutturali, solchi, crepe lunghi viali, frane e smottamenti di terreno, pareti infestate e danneggiate da piante rampicanti, alcuni muri si stanno crepando e altri stanno cedendo, rami secchi caduti e altri che potrebbero spezzarsi con il rischio di colpire qualcuno. In allegato all'interrogazione alcune foto esemplificative. 6. L'area prevista per l'isola di compostaggio, ideata in collaborazione col Centro di Educazione Ambientale WWF, è chiusa con una transenna facilmente superabile. 7. All'ingresso nord del parco esiste la sede regionale del Centro di Educazione Ambientale WWF CEA WWF Marche. Con la presente si interroga, signoria Vossa, al fine di conoscere: 1.
Esiste un piano comunale del verde? Se redatto, cosa prevede per questo parco nel breve, medio e lungo periodo? Esiste una programmazione della manutenzione e cosa prevede? Quando e cosa si intende fare per limitare i danni causati dalle acque piovane e dall'erosione del terreno? 4. Quando e come verrà posta in sicurezza l'apertura della finestra situata a livello del suolo nell'area giochi attrezzata? 5. Quale futuro per l'area di compostaggio? Grazie. Grazie consigliere Mariani. Prego assessore Fiordomo per la risposta. Sì, grazie. Se posso, rispetto all'interrogazione precedente sulla Beniamino Gigli, per chiarezza, nel mese di settembre è stata aperta la busta, ma è stata fatta la verifica amministrativa rispetto alle caratteristiche di chi si presenta ad una gara dalla commissione, diciamo così, amministrativa del Comune di Recanati. Sono due commissioni diverse. Successivamente, una volta che c'è stato il soccorso istruttorio e si è visto che c'erano le carte in regola per partecipare alla gara, si è passati alla seconda fase, che è quella della verifica dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e questa commissione si è riunita nella giornata di ieri e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dipende dai tempi impiegati dall'ufficio ricostruzione e dall'ANAC, avremo il risultato di quel lavoro. Quindi sono due momenti assolutamente diversi, e comunque sono procedure di natura tecnica che riguardano esclusivamente gli uffici e riguardano esclusivamente la struttura comunale. Allora, rispetto al parco di Villa Coloredo e alle domande rivolte dal consigliere Mariani, siamo tutti d'accordo sul fatto che Villa Coloredo sia un luogo del cuore, sia un luogo che per molti di noi, io direi tutti di noi, rappresenta uno spaccato anche di memoria personale, perché a Villa Coloredo da bambini ci siamo andati tutti, perlomeno Benito Mariani, quelli della nostra generazione, e in particolare chi abitava nella zona di Castelnuovo e Le Grazie, ma è stato il polmone verde e il luogo di incontro e di ritrovo per generazioni di recanatesi. Noi da bambini abbiamo avuto anche la possibilità di vedere una versione di Villa Coloredo come il mini zoo di Falconara, con il laghetto, con le scimmie, con i pappagalli e con il famoso somaro dei Pennacchiò. Quindi Villa Coloredo rappresenta per noi un qualcosa di importante, e lo rappresenta in maniera così forte che l'abbiamo riaperta Villa Coloredo, perché non dobbiamo mai dimenticare che questo luogo del cuore è stato chiuso e abbandonato per tantissimo tempo. Nell'estate del 2009, quando sono diventato sindaco della città di Recanati, sono entrato a fatica con i tecnici dentro Villa Coloredo, perché c'era l'erba alta 1,5 metri, perché era tutto arrugginito, perché i viali non c'erano più, non c'era più una staccionata, era stato lasciato in uno stato di abbandono da tantissimo tempo, tant'è vero che è stata una delle priorità che ci siamo dati, anche a fatica, perché era un altro periodo storico per le finanze del Comune di Recanati, che era quasi in dissesto, e quindi non c'erano denari da spendere per gli interventi e in particolare per i lavori. Quindi questa struttura è stata riaperta, è stata riportata all'antico splendore 10 anni fa. Chiaramente, a distanza di tempo, qualcosa andrà migliorato, bisognerà fare delle nuove manutenzioni. È normale che sia così, perché sono passati 10 anni e quindi qualche intervento sicuramente è necessario. Io direi che possiamo trovare una posizione intelligente rispetto alla definizione di Villa Coloredo. È diciamo così il paradiso terrestre? No, ma non è neanche l'inferno che in alcuni passaggi dell'interrogazione il consigliere Mariani descrive. Sicuramente ci sono alcune cose da migliorare, e penso che da questo punto di vista ci può essere un impegno da parte
dell'amministrazione, ne parlavo anche con l'assessore Michele Moretti, che segue il verde, che quindi in qualche modo ha il compito di vigilare sulle potature, sul taglio dell'erba. Ecco, bisogna nel 2022 mettere in programma un intervento sostanzioso a Villa Colloredo, una sorta di tagliando a 10 anni dall'inaugurazione, riguarda l'impianto di illuminazione, riguarda il verde, le staccionate. Quindi penso che possiamo accogliere come una ulteriore sollecitazione questo suo intervento, consigliere Mariani, per dire che cercheremo le risorse nel 2022 per un intervento che non sarà la solita manutenzione ordinaria, ma sarà qualcosa di più, perché effettivamente ci sono alcuni aggiustamenti da fare e c'è da dare questa mano di vernice a distanza di 10 anni dalla riapertura di Villa Colloredo. Penso che sia una priorità per noi, perché ci abbiamo faticato tanto per restituirla alla città e vogliamo che la città possa continuare a goderne come ne abbiamo goduto noi da piccoli, che se la possano godere anche i nostri figli. Grazie assessore, prego consigliere Mariani. Grazie assessore, ha fatto un po' la cronistoria però recente di come sono andate un po' le cose. Io ricordo che ho letto anche un po' di storia più vecchia, che mi sembra che interventi più importanti erano stati fatti negli anni 30-40, poi ha retto fino a 60-70 anni, poi alcune modifiche fino al 2009, però da quello che, se non ricordo male, già era stato dalla precedente amministrazione, erano stati finanziati e progettati i lavori, poi la sua prima amministrazione ha dato esecuzione, comunque, realizzando quello che comunque era stato programmato. Però a parte quello, il discorso è... Se posso permettermi, non è così. Prego. Non è così, perché Villa Colloredo era chiusa e non c'era un euro per intervenire, per diciamo così, onore di verità. No, va bene. Io ho preso informazioni da chi mi stava all'epoca, dicendo appunto che era anche in campagna elettorale, però non è per fare una discussione quello che ho trovato scritto dopo. Però per dire, in 10 anni, quindi, abbiamo visto ultimamente sono un po' peggiorate le cose. Quindi, come per altre situazioni, è chiaro che se uno interviene subito magari costano meno gli interventi, piuttosto che se si aggravano anche con le piogge, diciamo, con il maltempo e tutto, può aggravare sempre più anche a livello strutturale. Poi non vorrei che alla fine rimanga l'alternativa per rimetterlo a posto solo quello del FAI, che è visto in certe situazioni come l'ultima soluzione, perché attualmente sembra che sia quasi l'ente che riesca a mantenere questi parchi, oppure queste cose importanti che molte amministrazioni, per via della manutenzione continua e costante, non riescono più a permettersi. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Passiamo alla quarta interrogazione, la numero 30 dell'anno 2021, protocollo 40.567 del 29/10 del 2021 ed integrazione del protocollo numero 41.748 dell'8/11/2021, presentata dai consiglieri Mariani, Benito e Trucchia. Concerto non autorizzato all'Arci e intervengono i carabinieri. Chi presenta? Prego consigliere Mariani. Grazie Presidente, leggo l'interrogazione. Quindi sì, 15/10/2021, concerto non autorizzato all'Arci, intervengono i carabinieri. Premesso che la struttura dove è l'Arci, la serra, è di proprietà comunale. L'area dei giardini pubblici è inserita nella classe prima, area particolarmente protetta del centro urbano, secondo il regolamento di zonizzazione acustica della città, adeguata alle disposizioni ARPAM. Da anni si susseguono numerosissime segnalazioni e lamentele dovute al disturbo della quiete pubblica in orario notturno da parte dei residenti e turisti. Ciò è dovuto al volume eccessivo della musica proposta all'aperto nell'area pubblica. Nel periodo estivo tali fenomeni vengono segnalati quasi tutte le sere, mentre più limitati nei restanti periodi dell'anno. Con la presente si interroga, signoria vostra, al fine di conoscere la situazione e il contesto della serata oggetto di intervento delle forze dell'ordine e, più in generale, sulle condizioni che regolano l'affitto e gestione della struttura. 1. Che cosa si è verificato che ha determinato l'intervento dei carabinieri la notte tra venerdì 15 e sabato 16 ottobre 2021?
Sono state elevate sanzioni? Se sì, a chi, di che tipo e per quale motivo? 2. Fino a che ora era possibile fare musica all'aperto, somministrare bevande ed alcolici la sera dell'evento e in generale durante l'anno? 3. Quali comunicazioni e autorizzazioni occorrevano per il concerto in oggetto? Quando sono state effettuate e rilasciate? Quali provvedimenti ha preso o intende prendere l'amministrazione comunale su quanto accaduto e in modo che non si verifichino episodi simili anche in futuro? 5. Visto che gran parte dello spazio verde del parco viene occupato con il posizionamento di sedie e tavoli per le consumazioni e o per i vari eventi, esiste richiesta e autorizzazione di occupazione del suolo pubblico? L'eventuale autorizzazione viene rilasciata per singolo evento su base stagionale annuale? 6. La gestione della struttura comunale da parte dell'ARCI, da quale tipo di rapporto è regolamentata e per quale durata? Relativamente alla gestione della struttura e dello spazio verde, ci sono costi, spese, obblighi a carico dell'amministrazione comunale? Se l'amministrazione comunale ha effettuato o ha richiesto controlli, anche tramite l'ARPAM, per verificare il rispetto dei valori dei decibel previsti dal regolamento di zonizzazione acustica da parte di questo circolo come degli altri locali della città? 9. Se il Comune di Recanati, per eventuali mancati controlli e in qualità di proprietario dello stabile gestito dall'ARCI, potrebbe rischiare di essere chiamato a rifondere eventuali perdite economiche subite dallo storico hotel che confina con i giardini pubblici, dovute a disdette di pernottamento o partenze anticipate da parte dei clienti e turisti, oltre al danno d'immagine dovuto magari a qualche recensione, anche a recensioni negative. Poi l'integrazione, altri 3 punti. A quando risale la certificazione di agibilità? 11. Qual è la capienza massima di persone consentite all'interno della struttura? 12. Per garantire il distanziamento richiesto ed evitare assembramenti ai fini della prevenzione e contenimento del contagio SARS-CoV-2 e Covid-19, è previsto l'accesso contingentato nel locale? Qual è il numero massimo consentito di persone all'interno del locale durante l'orario di apertura? Grazie. Grazie consigliere Mariani. Prego sindaco. Sorridiamo perché sembra di essere a rischio tutto, quindi adesso spero... No, adesso al di là della complessità della domanda, la risposta in realtà è molto semplice. Allora, l'ARCI è un'associazione che aderisce a enti e organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali. E in base a questa adesione a organizzazioni nazionali può esercitare attività di somministrazione e di intrattenimento a uso esclusivo dei propri soci. E quindi è in questo tipo di attività che si inquadra quello che viene svolto regolarmente e quotidianamente dal circolo. E in questa realtà si inquadra anche quello che viene citato nella interrogazione, cioè l'episodio del 15 ottobre 2021. In realtà, quindi, l'esecuzione di quello spettacolo, che poi fosse discutibile, possiamo anche essere d'accordo, ma al di là di quello, rientrava nelle attività istituzionali svolte dall'associazione esclusivamente per i propri soci associati. Pertanto non era necessaria una autorizzazione specifica per pubblico spettacolo, come non lo è in tutti i casi in cui non c'è attività commerciale che vada ad essere un normale pubblico spettacolo. Quanto al controllo, abbiamo letto dalla stampa che c'è stato un controllo delle forze dell'ordine, ma non è, nulla è stato comunicato al Comune, quindi evidentemente almeno ad oggi anche le forze dell'ordine non hanno riscontrato elementi che potessero comportare segnalazioni al nostro ente comunale.
L'ARCI si ha sede in quella struttura da oltre 20 anni, adesso non vado a memoria, ma sicuramente da oltre 20 anni, e è titolare di un regolare contratto di locazione che tra l'altro è stato rinnovato da poche settimane, quindi un regolare rinnovo. Costituisce uno dei punti di riferimento per molti giovani della nostra città e non solo. Quindi dobbiamo anche valutare che avere dei punti di ritrovo per i giovani sia un aspetto positivo piuttosto che un problema, come sembrerebbe di capire interpretando quello che abbiamo ascoltato. Tanto più che spesso vediamo sotto la lente di ingrandimento proprio le varie attività di aggregazione giovanile della nostra città. Ora, credo che sapere che ci sono situazioni in cui i giovani si incontrano sia un aspetto positivo, anzi sarebbe preoccupante il contrario se non ci fossero, che poi proprio perché sono giovani, qualche volta possono essere intemperanti, ce lo dobbiamo sapere, ma non credo che ci siano situazioni di anormalità rispetto a quello che succede in giro per il resto del mondo, mi verrebbe da dire, o per quello che è successo in passato a generazioni precedenti. Non vediamo che eccessi particolari che possano dare luogo a preoccupazioni particolari. È bene che i giovani si incontrino nei luoghi in cui questo è possibile ed è regolamentato. Per quanto riguarda poi l'uso della zona esterna al locale, chiaramente con le restrizioni Covid, noi abbiamo incentivato tutti ad utilizzare il massimo degli spazi all'aperto, quindi come si è verificato in tutte le attività di somministrazione di qualunque tipo che presenti sul nostro territorio, a maggior ragione nel caso specifico dell'ARCI, che ha degli spazi molto ben fruibili all'aperto. Grazie Sindaco, prego Consigliere Mariani. Sì, in pratica non ho capito bene se non erano tenuti, diciamo, giusto che si aggregano i giovani, non c'è nulla in contrario, se hanno rispettato le regole e quello che era consentito va bene, se, da quello che si è letto appunto dalla stampa e se sono intervenute le autorità che... Quello era scritto, poi se non è vero, i giornalisti, non so se devono smentire. Consigliere. Io sono andato. Consigliere. Sono stato a vedere. No, ma io sono appunto. No, proprio, prego, consigliere Mariani. Per dire appunto, se c'erano delle regole, diciamo, è stato autorispettato, va bene, altrimenti... Non trattandosi di una cosa urgente e vitale, se uno venerdì sera non riusciva a fare il concerto o l'esibizione la faceva il sabato. Quindi se è stato fatto e rispettato va bene, se non è stato fatto va bene che i giovani si aggregano, però non è un buon esempio lì dove si dice che svolgono un ente assistenziale, non sembrava una prestazione assistenziale quella. Dopo, come diceva il sindaco, senza entrare nel merito dei gusti così, è chiaro che lì, secondo alcuni, proprio era al limite dell'articolo 403 del codice penale, quindi offesa a una confessione religiosamente, offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Quindi l'esibizione, secondo alcuni, era al limite di questo articolo. Dopo oggi è molto più facile magari attaccare e deridere la religione cristiana cattolica piuttosto che altre, però senza entrare in questo discorso che anche il sindaco appunto l'ha sorvolato, però ecco, per capire, e non ho capito se è regolare magari mettere i tavoli sopra il prato verde oppure fare quel concerto anche se era per uso interno, però
è stato fatto all'aperto e da quello che si è letto nella stampa sembrava proprio questo. Però se le regole sono state rispettate va bene, altrimenti non è un buon esempio. Grazie consigliere Mariani. Sono terminate le interrogazioni, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione dei verbali delle sedute del 23 febbraio 2021, del 29 aprile 2021, del 14 maggio 2021 e del 22 giugno 2021. Ci sono osservazioni da fare? Passiamo al voto. Prego, segretario. Bartoli. Favorevole. Bravi. Antonio, favorevole. Bravi. Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Cinelli, favorevole. Generosi. Generosi, non ha il microfono. Favorevole, scusi. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Miccini, favorevole. Poltroni, favorevole. Pennacchioni, favorevole. Polsonetti, favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole. Trucchia, favorevole. Unanimità. Approvato il secondo punto all'ordine del giorno all'unanimità dei presenti. Terzo punto. Centro del riuso intercomunale, approvazione del nuovo regolamento di funzionamento e convenzione per la gestione associata. La parola all'assessore Moretti per la presentazione del punto. Allora, saluto anch'io il presidente Pasquale Morbidutti che questa sera ci onora della sua presenza, saluto chi ci ascolta da casa, i consiglieri presenti, il sindaco e la nostra presidentessa. Allora, faccio una piccola breve cronistoria anch'io sul centro del riuso per chi chiaramente non ha partecipato alla commissione e per chi ci ascolta. Sostanzialmente noi abbiamo realizzato insieme al comune di Montecassiano, a Pignano e Treia, alcuni anni fa, quattro anni fa mi sembra, un centro del riuso intercomunale, che sono sostanzialmente quei centri che sono stati pensati dalla regione come dei luoghi deputati alla cultura appunto del riuso degli oggetti, quindi ancora oggetti che possano essere utilizzati e che non devono necessariamente andare in discarica, possono essere rimessi in un ciclo, diciamo così, di riutilizzo per chi ne abbia necessità, e la regione ha pensato di fare questi centri di riuso vicino chiaramente ai luoghi deputati per il conferimento chiaramente dei materiali che vengono gettati poi in discarica. Questo centro di riuso che abbiamo intercomunale in questi anni ha comportato chiaramente un utilizzo direi un po' moderato per quello che riguarda i cittadini recanatesi, perché sostanzialmente è un centro che si pone ad una certa distanza dal centro urbano ed evidentemente non è comodissimo per chi voglia fruire di questo centro. E chiaramente il regolamento e la convenzione che precedentemente è stata in vigore per 3 anni comportava un onere di spesa abbastanza importante per quello che riguarda il comune di Recanati rispetto a quello che diciamo era poi l'utilizzo concreto, rispetto a quello che chiaramente veniva utilizzato dagli altri comuni, in particolare da Montecassiano, e quindi abbiamo subito avanzato la necessità di rivedere un pochettino con la firma della nuova convenzione questo tipo di rapporto. E quindi l'occasione è intervenuta adesso alla scadenza della prima convenzione nella sua riformulazione, tra l'altro che prevede anche l'accesso del comune di Montefano, che andrà anche lui a fruire di questo centro di riuso. Abbiamo rivisto sostanzialmente d'accordo, dopo una negoziazione che c'è stata, quello che è l'importo anche della spesa che il comune di Recanati va ad affrontare per la gestione di questo centro di riuso. In particolare i costi diciamo in precedenza venivano disciplinati per metà in base alla distanza
dei vari centri urbani dal centro del riuso e per metà dal numero di abitanti. Quindi Recanati, avendo un comune particolarmente popoloso, era particolarmente svantaggiato. Su questa, diciamo, inquadramento originario della regolamentazione della convenzione è stato inserito un ulteriore parametro, che è quello dei costi di fruizione in concreto. Quindi questi costi sono stati divisi per un terzo in base agli abitanti, un terzo alla distanza al centro di riuso e un terzo per un consuntivo dell'effettivo utilizzo da parte dei vari comuni della struttura, determinata dai cittadini che vanno ad utilizzarla sostanzialmente. Oltre questa cosa, la convenzione prevede altresì poi anche che probabilmente già il prossimo anno il numero degli abitanti che faranno capo al comune di Recanati verrà limitato soltanto ai cittadini che sono sostanzialmente dei quartieri di Montefiore, San Bucheto perché, e Santa Croce, perché chiaramente sono quelli che sono vicino alla struttura, mentre il resto della popolazione non verrà conteggiata nella convenzione, quindi con ulteriore riduzione di costo, perché andiamo a realizzare l'anno prossimo un nuovo centro di riuso vicino alla nostra isola ecologica, perché probabilmente avrete letto la notizia, abbiamo avuto un finanziamento dalla regione di 200.000 euro proprio per la realizzazione di un centro di riuso proprio del comune di Recanati. Di quei costi poi probabilmente cercheremo di farci carico insieme anche ai comuni confinanti che sono già stati interessati da questa amministrazione per un'eventuale compartecipazione nella gestione, e chiaramente i comuni di Porto Recanati, Loreto, Castelfidardo, ai quali è stato già rivolto questo invito e già Porto Recanati ha risposto, diciamo, manifestando il suo interesse. È una realtà che è abbastanza sentita, specialmente adesso, perché chiaramente dobbiamo sviluppare una cultura, appunto, della, non visto i problemi che ci sono delle discariche, di limitare al massimo quello che è la realizzazione di materiali che vanno in discarica, e quindi anche il riuso svolge una sua funzione, e contiamo anche attraverso alcune associazioni che stiamo contattando poi di creare una vera e propria, diciamo, cultura anche del riutilizzo, della riparazione di magari di piccola elementi elettronici che possono essere utilizzati per svolgere proprio quanto più possibile un incoraggiamento al rimpiego e riutilizzo dei beni usati, che così possono non andare in discarica. Grazie. Grazie Assessore. Apriamo la discussione. Prego Consigliere Trucchia. Brevemente, per chiedere all'assessore, stavo leggendo il regolamento e il tariffario allegato alla fine, come si è arrivato a stabilire i valori dei beni, se lei lo sa, dei vari beni, e più per sapere quante, se attualmente utilizzato, e quanto movimento c'è stato dalla nostra città nell'utilizzo di questa cosa. E più, dicevamo in commissione, che c'era un periodo di tempo in cui se i materiali non venivano presi, diciamo, non venivano, chi li porta poi deve tornare a riprenderli. Non so se è vero oppure no. Comunque, un chiarimento su questo. Comunque, nell'idea ovviamente siamo favorevoli. Grazie. Grazie Consigliere Trucchia. Prego Consigliere Polzonetti. Grazie, l'iniziativa è un'iniziativa sicuramente molto valida, diciamo probabilmente c'è da promuovere e propagandare maggiormente questa attività. Il posto attualmente utilizzato è veramente gestito bene, mi sembra, da una cooperativa, e quindi va benissimo che si ampli e si cerchi di fare qualche cosa di più vicino a Recanati. Sicuramente va fatta un'opera di promozione, e penso che andrebbe pensato qualche cosa per far sì che artigiani pensionati, competenze che ci sono
nella città e che hanno voglia di fare anche delle attività di volontariato possano pensare a fare delle piccole riparazioni, perché poi spesso ci sono tante cose che vanno in discarica perché hanno un difetto minimo e non conviene più ripararla. Quindi vedere di associare al centro di riuso anche un qualche cosa che permetta, come diceva anche l'assessore, piccole riparazioni che rendano di nuovo validi alcuni strumenti che altrimenti andrebbero a gravare sulle nostre discariche. Grazie. Grazie consigliere Polzonetti. Prego consigliere Mariani. Grazie presidente. Consigliere Polzonetti ha centrato bene un punto, quello della promozione e della pubblicità e dell'informazione. Noi, perlomeno io, ho scoperto recentemente con questo punto all'ordine del giorno che esiste questo centro del riuso. Quello dove è veramente mancato, perlomeno il comune di Recanati, è che non è stato promosso, non ho visto bandi pure comunicate anche sui siti e altre cose, non è stata la pubblicità e per esempio anche nemmeno coinvolte le scuole, magari per fare dei giri con i bambini. Io sono stato a vedere il centro del riuso di Monte Cassiano, l'ho visitato, ho parlato con chi sta là, ho preso i dati che appunto in commissione avevo chiesto, ma l'assessore era collegato a distanza, quindi non ci si capiva. Però per esempio questo sabato mattina faranno con le scuole della città, metteranno delle piante, quindi fanno questi incontri anche con i bambini elementari per vedere questo centro. E da quello che mi dicevano è ben tenuto, è esteticamente tenuto bene, piacevole, diciamo gradevole come ambiente, anche con il verde fuori. E i numeri, da quello che mi hanno detto, mentre Monte Cassiano pubblicizza molto e dove è l'afflusso maggiore, Montefano già è da un po' che va, quindi anche la convenzione è stata firmata, ma già aveva interpellato prima, quindi già i cittadini vanno e c'è stato un riscontro. Di Recanatesi mi hanno detto che è limitato, ci sono un numero di persone relativamente basso, però che continuo, quindi sta crescendo. Dall'anno scorso, cioè dal 2019 ad aprile, si sono attivate 50 utenze, da aprile 2020 ad oggi ci sono 401 utenze complessive di persone che costantemente vanno e quindi sono registrate, portano e prendono. Ci sono anche, ho visto anche cose nuove per esempio, quindi c'è anche chi ha delle cose magari giacenze, così le porta, e è ben organizzato. Lì è gestito dal comune della cooperativa meridiana, tre persone che ci lavorano, diciamo così. Però ecco, quello che è fondamentale è la promozione, cosa che i cittadini recanatesi frequentano pochissimo proprio perché non è pubblicizzato, la maggior parte non lo sanno, quindi questa è stata una carenza dell'amministrazione. Sono andato là per vedere questi numeri, appunto, perché se chiaramente avendone una cittadina viene più pubblicizzata ovviamente, quindi è più accessibile, però ecco, per i residenti prossimi a Monte Cassiano mettere la quarta bue è la stessa distanza se non maggiore che andare là, quindi ecco, c'è da vedere se comunque sono fondi regionali che vanno spesi, quindi è una buona cosa, noi siamo favorevoli, e proprio anche la filosofia del non sprecare, quindi del utilizzare al massimo, diciamo, la vita degli oggetti, dei materiali, quindi ho visto dai libri che sono, diciamo, tra le cose più anche nuove, quindi più scambiati, più presi, l'arredamento atto, quindi rimane poco, atto non si è mai verificato come previsto nel regolamento finora, quindi è andato bene, che oltre i 90 giorni le giacenze, ogni diciamo, comune rispettivo del cittadino che l'ha portato deve andare a ritirarlo e conferirlo in discarica, atto, finora non l'hanno mai applicata questa cosa perché fortunatamente non ce n'è stato bisogno. Quindi c'è, diciamo, viene utilizzato e per quel comune comunque tra Monte Cassiano e, mi diceva, Treia Pignano è molto maggiore rispetto a Recanati come affluenza, a Torre Canati molto poco. Però hanno notato anche loro che l'informazione e la pubblicità è carente. Grazie. Grazie consigliere Mariani.
Prego, consigliere Bravi. Buonasera a tutti, sarò breve. Anch'io saluto il dottor Morbidoni, ci conosciamo tanto tempo e sono contento che sia presidente come revisore dei conti. Mi unisco agli interventi precedenti facendo prima un mea culpa, nel senso che io non ero a conoscenza di questo spazio, di questa struttura del riuso. Sicuramente mea culpa, ma sicuramente è chiaro che qui è mancata una pubblicizzazione da parte dell'amministrazione, perché effettivamente adesso la presenza di questa struttura è nota a pochi, penso. Detto questo quindi facciamo un plauso al fatto che si riduca il costo per l'amministrazione, visto che poi non c'è un effettivo utilizzo da parte della popolazione. Sono contento che abbiamo un finanziamento di 250.000 euro per la realizzazione di una nuova area. Faccio i complimenti all'attuale discarica, chiamiamola stoccaggio di materiali che abbiamo lì a Villa Musone, perché il personale, ho avuto l'occasione personale di andare in quel posto e devo dire che è gestito in maniera buona, perfetta, con personale gentile e competente, che dà una mano a chi va lì, insomma, che chiaramente non fa tutto il giorno quel lavoro là. Il fatto che venga quindi in quella zona, venga localizzata quindi questo centro di riuso, sono contento e stimolo magari a pensare a un progetto di riutilizzo anche dei capannoni che stanno là, perché chiaramente con 250.000 euro, se pensiamo di realizzare una struttura ex novo, penso che ci facciamo le opere di urbanizzazione, la recinzione e poco più. Forse il progetto Cino. Dopo ci sono i geometri che sono abbastanza esosi, quindi a parte questa battuta, quindi magari riutilizzare uno dei capannoni, perché ce ne sono tanti adesso nella zona industriale Squartabue che sono poco utilizzati, quindi riutilizzo anche del suolo. Vabbè, questa era, se ancora non c'è idea di come impostare questa zona, magari chiaramente collaborare anche con le amministrazioni confinanti, ma avere magari quell'obiettivo, riutilizzo dei materiali ma riutilizzo anche dei suoli, visto che insomma è una zona industriale che sta andando un po' all'abbandono. Grazie. Grazie consigliere Bravi. Se non ci sono interventi, replica dell'assessore Moretti, prego. Dunque, allora, che dire? È vero che molto probabilmente il centro del riuso, per quanto riguarda questi anni, diciamo da quando ci siamo insediati, sostanzialmente il 2020 e adesso metà del 2021, non è stata molto pubblicizzata, ma è stato un periodo che ci ha visto occupato in tematiche abbastanza importanti e soprattutto in un periodo in cui il conferimento dei materiali in discarica anche aveva le sue problematicità e anche questo del discorso del riuso, quindi era un periodo nel quale evidentemente non era neanche molto possibile utilizzare il centro del riuso. Mi spiace che i cittadini recanatesi non sappiano dell'esistenza del centro del riuso, anche se questa è documentata chiaramente nei siti istituzionali ed è stata a suo tempo anche pubblicizzata. Mi spiace anche che dei consiglieri di questo consiglio non sapessero che Recanati fosse dotata di un centro di riuso intercomunale e l'abbiano scoperto solo in questa occasione. Ma al di là di questo, ci sono state alcune considerazioni che io condivido, cioè quella della necessità di una maggiore pubblicizzazione, come avevo detto anche poc'anzi,
Infatti, soprattutto per il nuovo centro di riuso, l'intenzione è anche quella di trovare le energie per far sì che questo luogo sia un luogo che verrà sì gestito da una cooperativa, ma che sia anche vissuto dalle associazioni diciamo del territorio, che possano farsi parte diligente anche nella comunicazione di questa cultura del riuso. Adesso il 28 con l'associazione Altra Eco faremo una manifestazione che il comune di Recanati patrocina, che si chiama Repar Caffè, che va proprio nell'ottica di incentivare la, diciamo, filosofia della riparazione piuttosto che quella di buttare delle cose, e con questa associazione vogliamo poi farne altri di questi interventi, non solo questo del 28, ma anche in altre zone di Recanati. Probabilmente una dovremmo anche organizzarla al centro di riuso di Monte Cassiano, e poi vorremmo anche farla poi a Recanati quando faremo il centro di riuso di Recanati. Poi, per quanto invece riguarda il discorso dei 90 giorni, come ha detto bene il consigliere Mariani, non mi risulta che nel centro di riuso, diciamo, questo intercomunale attuale, siano mai stati ripresi e buttati in discarica dei materiali conferiti. Devo anche dire, consigliere, che però non mi risultano i numeri che lei ha dato, perché dall'inizio dell'anno 400 e passa utenti, non ho controllato, ma mi sembra strano, perché nei tre anni precedenti non so se forse ci siano stati 400 utenti complessivamente. Però nei tre anni precedenti, cioè quelli prima del nostro insediamento, sui quali io poi basavo effettivamente le analisi che ho fatto, di cittadini recanatesi, tra persone che hanno conferito e hanno ritirato, credo che siano stati in tre anni non più di una sessantina di persone. Ma i numeri comunque di Monte Cassiano erano quelli più alti, e arrivavano nell'ordine di un centinaio, 120 persone. A Pignano e l'altro comune erano sempre numeri bassissimi, quindi l'unico che aveva un utilizzo dignitoso era il comune di Monte Cassiano, ma certamente non un utilizzo esaltante, questo lo devo dire. Malgrado il comune di Monte Cassiano professi di aver fatto grosse campagne in questo senso di sensibilizzazione. È ancora probabilmente non sufficiente, bisogna incentivare di più, perché questa cultura va ampliata, e su questo ci daremo sicuramente da fare. Per quanto invece riguarda il discorso relativo alla realizzazione, diciamo che vengono proprio individuate queste aree vicino alle nostre isole ecologiche, perché probabilmente la regione determina che ci sia una razionalizzazione in questo senso del sistema dei rifiuti o dell'eventuale rigenerazione dei rifiuti, perché probabilmente io ritengo che sia forse comprensibile, ma credo che sia quella la ratio legis, ma non ne ho contezza ovviamente, molto probabilmente come gli ingombranti vengono portati nell'isola ecologica possono essere dirottati magari nel centro del riuso se ci sono degli ingombranti o degli elementi che possono anche non andare in discarica, quindi credo che la ratio sia questa. Quindi è vero che ci possono essere dei capannoni limitrofi, liberi, eccetera, cioè io in termini di costi chiaramente non è il mio mestiere, non ho questa capacità. Il finanziamento è importante, ma non è elevatissimo, perché la struttura, non so se avete visto quella di Monte Cassiano, si tratta sostanzialmente di recinzioni, di strutture all'aperto, e alcune strutture per i beni ingombranti che vengono poi posizionati all'interno, però non sono strutture importantissime dal punto di vista edilizio, insomma, sostanzialmente. E quindi l'idea è quella di metterli vicino all'isola ecologica, quindi credo che da questo tipo di indirizzo da parte della regione non credo che abbiamo possibilità di scostarci. Grazie assessore. Intervento in dichiarazione di voto. Prego consigliere Mariani. Grazie presidente. Sì, solo per precisare, forse 401 accessi, e da aprile 2020, estrapolato, prima c'era l'addetto della cooperativa, da aprile 2020 ad oggi tra tutti i comuni, quindi tra tutti i quattro comuni, mentre l'anno precedente da ottobre 2019 a aprile 2020 50, quindi per ovvi motivi. Però ecco, da aprile dell'anno scorso adesso c'è 400, è in crescita,
Dopo come struttura sì, si tratta di container in ferro, quindi tre container internamente rifiniti, quindi lavorati per essere vissuti così, quindi è molto semplice, però ben tenuto, quindi fa una buona impressione. Comunque il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Mariani. Se non ci sono ulteriori interventi, passiamo al voto. Prego. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Cinelli, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, Miccini, favorevole. Paultroni, favorevole. Pennacchioni, favorevole. Bolzonetti, favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole. Favorevole. Trucchia, unanimità. Approvato il terzo punto all'ordine del giorno, all'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Cinelli, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani, favorevole. Miccini, favorevole. Paultroni, favorevole. Pennacchioni, favorevole. Bolzonetti, favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole. Trucchia, favorevole. Unanimità. Approvata l'immediata esecutività dell'atto, l'unanimità dei presenti. Quarto punto all'ordine del giorno. Variazione al documento unico di programmazione 2021-2023. Assessore Fiordomo, prego per la presentazione del punto. Variazione per quanto riguarda principalmente il piano delle opere pubbliche, poi ci sarà la variazione ordinaria della spesa corrente. Abbiamo parlato nelle interrogazioni della scuola Beniamino Gigli e quindi della procedura ancora in corso, che non ci consente di utilizzare il mutuo di 300.000 euro che avevamo previsto per le opere di completamento di accesso, in particolare in via del Donatore, che sono le opere non finanziate nell'ambito delle procedure del terremoto. Quindi questi 300.000 euro previsti, questo mutuo attivato, viene dirottato ad altri interventi che riteniamo comunque importanti e prioritari. Un primo intervento di 150.000 euro riguarda la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, quindi si va a rimpinguare la somma che avevamo stanziato nel bilancio di previsione. L'appalto si sta sviluppando proprio in queste settimane in alcune zone della città, e metà di questo mutuo lo utilizziamo per rinnovare il parco mezzi a disposizione del nostro ufficio tecnico, perché chiaramente il problema degli uomini e dei mezzi è condiviso un po' da tutte le amministrazioni comunali nel nostro paese, e quindi riteniamo che sia importante andare a sostituire dei mezzi che sono diventati obsoleti, che richiedono manutenzioni continue e che quindi non rappresentano più un qualcosa di utile per la collettività recanatese. Quindi questo è l'utilizzo del mutuo per la Gigli che avevamo previsto e che ora dirottiamo per questi interventi. E chiaramente il DUP prevede anche una attenzione particolare ed un monitoraggio continuo e costante da parte degli uffici relativamente a quelli che sono i finanziamenti nazionali ed europei. È opportuno
opportunità che si stanno aprendo in questo periodo vanno colte, chiaramente con un lavoro che prevede grande attenzione, grande costanza e grande professionalità da parte dei nostri uffici, che dobbiamo ringraziare davvero molto, perché hanno gestito la fase del Covid e nonostante gli impegni aumentati e le difficoltà oggettive, hanno saputo portare avanti gli interventi programmati, e ne abbiamo altri in previsione. Nella variazione del piano delle opere pubbliche vedrete come via via i vari progetti che abbiamo presentato partecipando ai vari bandi ottengono un finanziamento. Questo è importante perché ci consente di migliorare la città senza appesantire il nostro bilancio comunale. Quindi questa variazione di 300.000 euro rispetto all'utilizzo è più in generale una attenzione forte rispetto alle procedure del PNRR e quindi a tutto quello che si muove in ambito ANCI e nell'attività della regione, affinché Recanati si faccia trovare pronta per questo appuntamento che è cruciale per il nostro paese. Grazie assessore. Apriamo la discussione. Prego consigliere Trucchia. Grazie, molto brevemente, perché anche in commissione è stato parlato di questa variazione del DUP. E sì, vabbè, la manutenzione strade e marciapiedi è urgentissima. Ecco, noi abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni, ma non è che facciamo l'elenco, come avevamo sentito in questo consiglio comunale, delle varie signore che cadevano. Una volta si faceva l'elenco, no? Una signora è caduta, specialmente nel quartiere Castelnuovo, mi ricordo fu fatto un elenco di signore cadute, e qui, anche qui sotto la zona mercato, la zona qui, parecchie signore pure ancora continuano a cadere, non so quelle di Castelnuovo, e quindi qualcuna ha perso anche la spesa, è intervenuta anche per radio, si è lamentata. Quindi non facciamo l'elenco delle situazioni delle signore che cadono come era stato fatto. Comunque staremo a vedere queste manutenzioni sia dei marciapiedi molto importanti in alcune zone della città. Per quello che rinnova il rinnovo del parco mezzi, sì, penso che sia utile. E una domanda volevo fare. L'assessore diceva di essere pronti per il PNRR. Ma ricordo che nel programma elettorale ci doveva essere anche un ufficio speciale per i fondi europei. Io non mi sembra che un ufficio che tuttora funzioni, chiedeva l'assessore cosa ha presentato, perché se non si riesce a intercettare i fondi, diciamo, europei, che magari tutte le amministrazioni avevano messo, tutti i programmi elettorali c'erano, e mi sembra che un ufficio che in questo comune non è sfruttato come deve essere sfruttato, speriamo che per essere pronti, l'assessore diceva saremo pronti per intercettare i fondi PNRR, come si chiamano, quindi speriamo che ci siano, bisogna essere pronti, quindi con il personale messo lì per intercettare questi fondi. Ecco, per il resto ovviamente la manutenzione è importante, perché la città in diverse zone presenta diversi problemi, e quindi va fatta in maniera, prima eravamo partiti anche dall'interrogazione di Villa Coloredo, ma proprio dal punto di vista della viabilità, insomma, lascia molto a desiderare. Grazie consigliere Trucchia. Prego consigliere Mariani. Grazie Presidente, sì, oltre a quanto ha detto al collega, l'importanza della manutenzione qua, 500.000 euro per la sicurezza, tratti di viabilità, quindi molto importante. Quanto detto all'assessore sui 150.000 euro dei mezzi per l'ufficio tecnico, su cosa c'è già un'idea, sono stati già individuati che,
che tipo di mezzo. E poi dopo si vede anche nella parte finale che è stato variato, di qua dice il programma degli incarichi contenuto, diciamo, nella sezione operativa, che si è resa necessaria negli ultimi mesi del 2021 e nei esercizi successivi. Questo come mai, diciamo, appunto, cosa consiste e cosa, come viene sviluppato, cosa si intende? Grazie. Grazie consigliere Mariani. Se non ci sono ulteriori interventi, replica dell'assessore. Velocemente, poi nel merito della spesa corrente c'è, cioè, il punto successivo. Rispetto ai mezzi, chiaramente una scelta che viene operata dall'ufficio tecnico, che si sta orientando per l'acquisto di un autocarro con braccio e di un trattore con decespugliatore e anche con la lama che può essere utilizzata in caso di neve. Questo è l'appunto che mi sono preso con le indicazioni da parte dei nostri uffici, che chiaramente adesso, una volta che avranno questa disponibilità da parte del Consiglio Comunale, si attiveranno per l'acquisto dei mezzi con la procedura del MEPA. Quindi sono fondamentalmente questi due i mezzi che vengono ritenuti indispensabili dal nostro ufficio per poter consentire agli operai di operare in maniera più forte e anche più sicura, perché effettivamente alcuni dei mezzi a volte non riusciamo neanche ad utilizzarli. Per quanto concerne i fondi europei, è un lavoro che viene fatto sinergicamente da tutta la struttura, ogni dirigente, ogni settore, per quanto di propria competenza e ancora prima del PNRR. Mi sembra che anche le notizie recenti, il decreto di qualche giorno fa, che ci finanzia la parte restante degli ultimi 2 milioni che abbiamo chiesto nella procedura del Ministero degli Interni, il primo milione è in appalto e riguarda il dissesto idrogeologico della zona del Castello di Montefiore e il dissesto nella zona dell'ex discarica. Adesso otteniamo un finanziamento importante che riguarda le strade, ma non nel senso degli asfalti, ma nel senso di marciapiedi, di messa in sicurezza, attraversamenti pedonali. Quindi è un tesoretto di 500.000 euro che potremo investire nel 2022. E poi c'è il discorso dell'adeguamento sismico e del miglioramento di alcune strutture scolastiche. Quindi anche questo decreto dimostra che c'è una grande attenzione rispetto al recepimento dei bandi e con la presentazione di progetti importanti. La stessa cosa sta avvenendo nelle procedure del terremoto. Chiaramente poi bisogna che da questo punto di vista ci sia un'azione in positivo da parte di tutti, non solo dei tecnici. Io penso che anche gli amministratori, indipendentemente dalla collocazione politica, dal ruolo di maggioranza e di minoranza, in questa fase storica di grande espansione, di grande opportunità e di grandi finanziamenti, perché ce lo possiamo dire in maniera trasparente, no? Per chi era abituato a fare i conti della serva, adesso ci sono delle grandi opportunità che dobbiamo cogliere tutti insieme, nei rapporti che abbiamo con la regione, nei rapporti che abbiamo con il governo nazionale, con i parlamentari di maggioranza o di minoranza, nei rapporti che abbiamo a vari livelli. Ognuno di noi penso che debba dare un contributo per essere sempre vigili, per essere sempre attenti e per cogliere le opportunità che ci sono. Grazie assessore. Intervento in dichiarazione di voto. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Prego, segretario. Bartoli.
Favorevole. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Astenuto. Canalini. Favorevole. Cinelli. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Mariani Benito. Astenuto. Miccini. Favorevole. Paultroni. Favorevole. Pennacchioni. Mi astengo. Astenuto. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Simonacci. Astenuto. Trucchia. Astenuto. 10 favorevoli. Approvato il quarto punto all'ordine del giorno con 10 favorevoli e 4 astenuti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli. Favorevole. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Favorevole. Canalini. Favorevole. Cinelli. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Bagnari Benito. Favorevole. Miccini. Favorevole. Paultroni. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Simonacci. Simonacci. Favorevole. Trucchia. Unanimità. Votata l'immediata esecutività dell'atto all'unanimità dei presenti. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Prego, Sindaco, per la presentazione del punto. Allora, intanto non vado a ripetere le implicazioni sul bilancio di previsione che abbiamo appena votato con il punto precedente, perché insomma sono state già ben illustrate, sia quelle che riguardano la parte relativa al programma biennale dei beni e servizi, sia quello che riguarda le modifiche alle opere pubbliche e ai rispettivi finanziamenti, come ha illustrato l'assessore Fiordomo. Per quanto riguarda le altre variazioni, ne sono parecchie, perché stiamo arrivando alla fine dell'esercizio e probabilmente questa sarà l'ultima variazione di bilancio. Sappiamo che possono essere fatte variazioni entro il 30 novembre, siamo molto vicini, se non ci saranno delle situazioni che in questo momento non sono previste, probabilmente non avremo necessità di fare altre variazioni. Allora, tra le più importanti andiamo a rilevare lo slittamento al 2022 del contributo della Regione per la spesa degli accordi agroambientali. Era un contributo con compartecipazione del Comune, 125.000 euro finanziati dalla Regione e 33.000 circa dal Comune. Questo intervento slitta al 2022 perché ancora non c'è il decreto della Regione e quindi spostiamo l'investimento al 2022 e in questo modo però si liberano i 33.000 euro di compartecipazione che vengono destinati a manutenzione straordinaria delle strade comunali. C'è poi di importante un incremento dell'entrata per permessi di costruire di circa 300.000 euro che destiniamo sia a parte corrente in parte sia a investimenti. Per quanto riguarda la parte corrente sono 170.000 euro che vanno a integrare una molteplicità di capitoli interventi sempre di manutenzione sul patrimonio, sull'edilizia scolastica,
e sui parchi. E per la parte invece restante, che sono 132.000 euro, erano 170.000 quelli a parte corrente, 132.000 invece vanno a finanziare il completamento per attrezzature del palazzetto comunale, che è in fase di ultimazione, e poi ulteriori risorse per manutenzione straordinaria delle strade e cofinanziamento della manutenzione dell'asilo nido finanziata con il fondo 06 anni del 2021. Poi andiamo a recepire il contributo che abbiamo ricevuto dalla prefettura per il progetto Scuole Sicure, è un progetto delle prefetture per migliorare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici, e siamo stati tra i pochi comuni che hanno ricevuto questo contributo. Parliamo di 15.600 euro che vanno per circa 14.000 euro al potenziamento della videosorveglianza, appunto nella zona dell'Istituto Tecnico Industriale e della Scuola Media Patrizi, e per 1.500 euro alla formazione sulle scuole sul tema della sicurezza. Poi andiamo a prevedere un contributo, quindi un contributo in entrata e di pari importo una previsione di spesa per circa 69.000 euro. È un contributo regionale a investimenti che serve per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Quindi poi ci saranno le domande dei privati che realizzano gli interventi e che andranno a far parte della graduatoria di riparto dei fondi. Prevediamo poi l'entrata e la spesa del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 06 anni, appunto, che per un importo di circa 86.000 euro, che va per 38.000 euro a trasferimenti alle famiglie e per altri importi minori trasferimenti alle scuole, 20.000 euro manutenzione straordinaria dell'asilo nido e ulteriori 20.000 euro a contratti di servizio per l'asilo nido. Poi abbiamo in entrata alcune entrate che sono relative alle agevolazioni Covid. Prevediamo 99.000 euro per trasferimenti compensativi a fronte di esenzioni IMO degli immobili delle aziende che hanno avuto l'agevolazione consistente nel non versare la prima rata del conto IMO. Erano aziende che avevano avuto un calo dei ricavi di almeno il 33% e sono quasi 100.000 euro. E poi 28.000 euro sono relativi all'occupazione del suolo pubblico e integrazione del canone unico patrimoniale, appunto perché avendo avuto le attività che hanno utilizzato l'occupazione del suolo pubblico, l'agevolazione di non pagare l'occupazione appunto per agevolazione Covid, il Ministero ci reintegra la mancata entrata per 28.000 euro. Poi ulteriori trasferimenti in ambito sociale che sono correlati a corrispondenti spese per 38.000 euro. E poi andiamo a vedere alcune
voci di spesa che sono correlate a queste maggiori entrate. Cito le più importanti, 31.000 euro per ulteriori spese di manutenzione straordinaria ordinaria del patrimonio, quindi a parte corrente, 41.000 euro per incremento del costo del servizio mense scolastiche. Qui c'è da dire che con l'emergenza il servizio comporta dei costi maggiori sia dal punto di vista della realizzazione dei pasti e confezionamento dei pasti, sia dal punto di vista del personale, perché le norme comportano maggiori attività e quindi maggiori presenza di personale. Un'altra voce di incremento di costi previsti per 42.000 euro è il canone del project per l'illuminazione pubblica. Qui sappiamo che il costo dell'energia sta aumentando vertiginosamente e questo, per quanto ci riguarda, va ad incidere su due aspetti importanti della spesa all'interno del nostro bilancio: quello per l'illuminazione pubblica, appunto 42.000 euro in più sul canone, e sicuramente anche quello sui costi per il calore, che soprattutto andranno ad incidere nel bilancio di previsione del 2022. E infine direi, ecco, da questa previsione di 67.000 euro complessive per tutte quelle che saranno le attività di fine anno legate al Natale e alle altre attività tra novembre e dicembre del 2021. Chiaramente il bilancio di previsione che modifichiamo è un bilancio triennale, quindi abbiamo particolare attenzione su quelle che sono le variazioni del 2021, ma sappiamo che ci sono anche delle conseguenze che si ripercuotono negli anni successivi del triennio, cioè il 22 e il 23, e tra questi vorrei ricordare che prevediamo per il 2022 maggiori entrate per permessi di costruire per 142.000 euro, e poi prevediamo a investimento, perché ne abbiamo la certezza, il riconoscimento di un contributo regionale per la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica nelle scuole per 80.000 euro, quindi variazione in entrata e variazione di spesa in termini di investimento nelle scuole. Queste sono le variazioni più importanti. Grazie Sindaco, apriamo la discussione. Prego, consigliere Tru. Grazie, molto brevemente. Abbiamo ascoltato anche in commissione l'illustrazione del sindaco, e anche qui aumento della sicurezza per le strade comunali. Quindi io ho due domande particolari. Uno, i 132.000 euro per il palazzetto, quindi abbiamo già approvato un ampliamento di questo finanziamento diversi mesi fa, e ecco, quindi nonostante che l'opera è urgente e necessaria per la città, ecco, mi piacerebbe sapere quali opere sono state inserite in più per spendere 132.000 euro, e ecco, considerato poi com'è la città attuale, ho letto sui giornali ci stanno adesso anche i concorsi per il centro storico, per i commercianti, ma qui si vede una desolazione totale. Per sapere questi 67.000 euro per attività di fine anno, su per giù se avevate un'idea, se avevate una programmazione
per la spesa di queste cifre. Spero che le farfalle vengano tolte con 67.000 euro. Non penso che le vorrete tenere prima la prossima primavera, vabbè che adesso non è il periodo, ma è inverno, le farfalle muoiono prima dell'inverno, credo, le farfalle, durano poco, hanno una vita corta, e quindi ecco, speriamo, non so se le rimetterete in primavera, ma penso che sia una cosa urgente da fare. Ecco, più che altro per sapere cosa avevate previsto per l'attività di fine anno. Poi la videosorveglianza, bene, io ho letto anche in diversi, so che c'è anche una raccolta firme per avere anche dei punti di videosorveglianza, qui si parlava delle scuole, benissimo, ma anche in altri quartieri della città, e era stata chiesta e poi era stata promessa anche in questo consiglio comunale, e parlo anche delle frazioni più lontane, tipo Montefiore, tanto per citarne una, ha bisogno proprio di una videosorveglianza, considerati anche i danni recenti che sono stati fatti al portone della chiesa di San Biagio, che praticamente, purtroppo tutti siamo stati ragazzi più o meno discoli, però ecco, è stato fatto un grosso danno, e dietro il castello è meta di abbandono di sporcizie, bottiglie, bicchieri, più che abbia una mesta. Quindi io penso che una piccola telecamera che inquadri quella zona come altri quartieri, adesso sollecito questa cosa perché i danni che sono stati fatti sono recenti, quindi ecco, per sapere come veniva completata questa videosorveglianza, bene sulle scuole come ha detto il sindaco, per il contributo che avete ottenuto. Poi per quello che riguarda il contributo regionale sulle barriere architettoniche, sì, questa è una partita di giro, tanto sono domande che scadono di solito il 31 marzo di ogni anno e vengono finanziate attraverso le domande che gli uffici mandano in regione, quindi niente di particolare. Bene per le manutenzioni, però ecco, i vari punti, ovviamente questa è una variazione di bilancio, diciamo che sia quella finale, è logico che le varie partite si spostano anche di piccoli, cioè sono piccoli anche spostamenti che non è il caso di citare, però ecco, su quelli un po' più grandi ecco, chiedevo spiegazioni, come ho già detto, grazie. Grazie consigliere Trucchia. Prego consigliere Bravi. Sì, brevemente anch'io. Il sindaco già aveva illustrato in commissione queste variazioni. Noto che effettivamente vengono fatte economie da varie parti perché vanno sempre ad irrobustire gli interventi di manutenzione. Io ho sollecitato spesso la manutenzione perché ancora ad oggi, sinceramente, ma non è per descrivere una città in stato di abbandono, però succede spesso che se ci giriamo mentre si cammina, insomma, l'occhio non vede dei bei quadri, insomma. Quindi ben venga arricchire, insomma, gli interventi di manutenzione che ne abbiamo sempre bisogno. Anche a me magari premeva la domanda su se era già previsto, se avete già in previsione qualcosa per le feste natalizie, e poi non era ben chiaro, insomma, le economie per questi 42.000 euro per gli incrementi di costi energetici e i 67.000 euro di costi per gli interventi natalizi, se o a me è sfuggito oppure insomma non è stato ben chiaro. Grazie. Grazie consigliere Bravi. Non ci sono altri interventi, replica del sindaco, prego. Sì, allora, per quanto riguarda
Il palazzetto, è vero che stiamo aggiungendo sempre risorse e sicuramente è un po' un pozzo senza fine, però stiamo arrivando appunto alla fine e bisogna completare il minimo indispensabile per poterlo rendere agibile il prima possibile. E tra questi interventi ecco, c'è qualche spazio interno in più, la realizzazione di due spogliatoi in più che serviranno per tutte quelle situazioni in cui ci saranno diverse società all'interno del palazzetto, soprattutto per gli allenamenti, perché è un palazzetto ormai ampiamente multidisciplinare e che è sicuramente una risorsa per quelle che sono le carenze che abbiamo dal punto di vista degli impianti sportivi. Darà sicuramente una bella risposta, però poi ecco, ci sono le complicazioni legate alla condivisione e alla convivenza di diverse realtà sportive all'interno del palazzetto. E poi ecco, l'ultima cosa che si è aggiunta sono i tabelloni per i risultati, i tabelloni elettronici che alla fine comportano solo quelli un costo di 40.000 euro. Però ecco, quando parlavo di 132 non erano tutto palazzetto, infatti avevo detto oltre al completamento c'era la manutenzione straordinaria delle strade e un cofinanziamento della manutenzione dell'asilo nido all'interno dei 132. Poi per quanto riguarda la videosorveglianza, mi sembra che stiamo sempre implementando, abbiamo ormai più di 80 telecamere disseminate sul territorio e sono molte. Anche questo però è un pozzo senza fine, io credo che non troveremo mai una soluzione, una situazione ottimale, cioè ci sarà sempre qualcuno che raccoglierà tre firme o 300 perché ci sarà un angolo della nostra città che non è coperto da videosorveglianza. Anche questo siamo tutti d'accordo che è uno strumento utile, però c'è anche un limite, cioè non è che possiamo pensare che tutti i chilometri quadrati del nostro territorio possano essere videosorvegliati. Però ecco, abbiamo appena dato incarico per l'installazione della videosorveglianza al parco del Concilio a Piazza Europa e al parco dei Torrioni con risorse del Comune, e adesso con questo contributo andiamo a coprire una zona delicata che è quella nei pressi dell'Istituto Tecnico Industriale. Quindi mi sembra che stiamo dando delle importanti risposte. Il project dell'illuminazione pubblica è un contratto fatto con l'approvazione del project della DEA, del gruppo Astea, che è entrato in vigore nel 2015 e durerà 25 anni. Il project presenta due fonti di costo, quello per investimento con la sostituzione dei corpi illuminanti che è stato fatto nei primi anni, quindi oggi quasi tutti i corpi illuminanti sono a LED, quindi questo doveva generare nella previsione un risparmio tale da coprire il costo degli investimenti spalmato sui 25 anni. Era, diciamo, lo spirito del project. È chiaro che nel 2020, per esempio, c'erano stati dei minori costi di energia elettrica e la variazione l'avevamo avuta a nostro vantaggio. Nel 2021 l'energia elettrica è aumentata, specialmente nell'ultimo semestre, e abbiamo questi 42.000 euro in più. Bisognerà vedere come va il 2022, speriamo che la bolla freni e si ritorni un po' a valori più accettabili, perché purtroppo lì c'è l'indicizzazione del canone in base all'andamento del costo dell'energia elettrica.
Ultima cosa, il discorso legato alle festività e alle iniziative, di fatto siamo in linea con quello che facciamo ormai da alcuni anni, cioè da quando il Comune si accolla interamente il costo delle luminarie e delle attrazioni. Fino a 3-4 anni fa questa una parte importante veniva supportata dalle attività commerciali, ma non ricordo se dal 2017, 2018, insomma ormai da 4-5 anni, questo non avviene più perché le attività si sono ridotte e quindi non hanno più ritenuto di poter far fronte a questo impegno, e quindi coprire tutte le vie in cui vengono installate le luminarie è un impegno importante. Poi ci sono delle attrazioni variegate, c'è qualche evento, insomma cerchiamo di rendere piacevole la nostra città a chi avrà tempo e modo di venire nel nostro centro storico soprattutto, insomma. E quindi questa è una previsione che abbiamo fatto, e presto uscirà il programma completo. Grazie Sindaco. Interventi in dichiarazione di voto. Prego Consigliere Trucchi. Grazie Presidente, molto brevemente ringrazio il mio capogruppo che mi fa fare la dichiarazione di voto, visto che il regolamento nuovo che avete approvato non permette più a un consigliere di fare la dichiarazione, è solo una per gruppo, quindi ringrazio il mio capogruppo che mi fa fare questa dichiarazione di voto, che è il voto di astensione, proprio per quello che è stato detto, per la manutenzione per dare uno stimolo di sistemazione di quello che non va, le strade comunali, per quello che riguarda e le altre cose che sono state dette, per le luminarie speriamo che perlomeno nei piccoli punti dove le luminarie si metteva a spese di chi c'è, che perlomeno l'amministrazione preveda fare gli allacci di energia elettrica come era stato previsto negli anni passati. E poi ecco, non ho detto che bisogna mettere le telecamere su tutta la città di Recanati, anche perché sarebbe impossibile, però in alcuni punti è veramente indispensabile, perché i cittadini si stanno lamentando, quindi credo che sia stato dato poi l'incarico per verificare queste cose. Non è che dobbiamo illuminare a giorno la città, ovviamente mettere delle telecamere dappertutto, ma in alcuni punti particolari che abbiamo letto anche sulla stampa, anche di recenti furti, anche di recenti diverbi che ci sono stati, insomma, nella città, ecco lì il posto giusto per metterle. Grazie. Grazie consigliere Trucchia. Se non ci sono altri interventi, passiamo al voto. Prego. Bartoli. Favorevole. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Astenuto. Canalini. Favorevole. Cinelli. Assente. Generosi. Favorevole. Uzzini. Favorevole. Mariani Benito. Miccini. Favorevole. Paultroni. Favorevole. Pennacchioni. Astenuta. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Simonacci. Astenuto. Trucchia. Nove favorevoli, 5 astenuti. Approvato il quinto punto all'ordine del giorno con 9 favorevoli, 5 astenuti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli.
Favorevole. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Favorevole. Canalini. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Mariani Benito. Astenuto. Miccini. Favorevole. Paultroni. Favorevole. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Polzonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Simonacci. Favorevole. Trucchia. Astenuto. 12 favorevoli, 2 astenuti. Approvata l'immediata esecutività dell'atto con 12 favorevoli e 2 astenuti. Il Consiglio, ringrazio i consiglieri per l'accoglienza e l'augurio di benvenuto che hanno dato al Collegio dei Revisori, che posso assicurare metterà il massimo impegno e la professionalità nel compito che gli viene assegnato. Un buon lavoro a sindaco, assessori, consiglieri, dirigenti e struttura del Comune, perché ognuno contribuisce nella sua maniera al bene di questa bellissima città. Buonanotte a tutti. Arrivederci. Grazie. Sì. Per la discussione del sesto e del settimo punto, il segretario esce dall'aula e prende il posto la dirigente Vaccaroni. Sesto punto all'ordine del giorno. Recesso unilaterale dalla convenzione per la segreteria generale tra i comuni Recanati, Porto Recanati e Montefano. Prego, sindaco. Dunque, come quasi scherzosamente accennavo in commissione, non abbiamo, cioè, questo punto è il recesso dalla convenzione con i comuni di Porto Recanati e Montefano, ma ecco, siamo tranquilli, non abbiamo litigato con i nostri comuni vicini. Quindi, al di là della formula fredda di recesso, la logica è che per vari motivi la convenzione attuale aveva qualche problema legato alla distribuzione dell'impegno del nostro segretario comunale. Diciamo che nel nostro comune in questa fase, in cui tra l'altro ancora non c'è il nuovo dirigente e comunque sarà un inserimento di un nuovo dirigente, la maggior presenza del segretario comunale la consideriamo importante, e quindi questo ci spinge, insomma, a modificare l'attuale situazione. E dall'altra parte, ecco, una maggior presenza del segretario comunale nel nostro comune non poteva andare a incidere in negativo su altri comuni, perché a Montefano ci sta un giorno alla settimana e quindi non può fare di meno, e il comune di Porto Recanati pure ha necessità di una presenza importante del segretario comunale, anche perché è nella fase della nuova amministrazione di Porto Recanati. E quindi la cosa migliore, insomma, è questa che andremo a fare. Con questo punto all'ordine del giorno facciamo il nostro recesso dalla precedente convenzione, che quindi si scioglie, e poi in quello successivo andremo a presentare una nuova convenzione che ci consente, appunto, di realizzare l'obiettivo di una maggior presenza del segretario comunale nel nostro comune. Grazie, sindaco. Apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, passiamo. Prego, consigliere Mariani. Allora,
anticipo già il nostro voto favorevole. L'unica cosa che si potrebbe valutare, che senza entrare diciamo, nelle figure proprio strette personali, noi come Recanati dovremmo trovare più vicinanza magari verso i comuni Porto Recanati, Loreto, che abbiamo magari più un'affinità anche per livello turistico, socio-economico, anche sanitario, piuttosto che magari comuni un po' più distanti, che siamo meno legati anche sotto questi aspetti. Quindi che già avere la segreteria in comune è un primo passo che magari di unità anche in prospettive future. Solo questo, ecco. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Prego sindaco per la replica. Sì, sì, no, non è una questione di vicinanza, è una questione di disponibilità complessiva del segretario, cioè il comune di Porto Recanati ha bisogno di una presenza importante che sommata a quella del nostro comune non consente di avere questa soluzione. Quindi invece il comune che si aggiungerà nella successiva delibera, che è quello di Santa Maria Nuova, è un comune molto più piccolo con minori necessità, che può completare l'orario insomma complessivo del segretario. Grazie sindaco. Intervento in dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Prego dirigente. Bartoli. Favorevole. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Canalini Marco. Favorevole. Generosi Giorgio. Favorevole. Guzzini Carlotta. Favorevole. Mariani Benito. Favorevole. Miccini Stefano. Favorevole. Paoltroni Tania. Favorevole. Pennacchioni Roberta. Non c'è. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Simonacci Simone. Favorevole. Trucchia. Favorevole. Approvato. Il sesto punto all'ordine del giorno all'unanimità dei presenti. Passiamo al settimo punto. Convenzione tra i comuni Recanati, Santa Maria Nuova e Montefano per il servizio. Scusate, votiamo l'immediata esecutività dell'atto del punto 6. Prego. Bartoli. Favorevole. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Favorevole. Canalini Marco. Favorevole. Generosi Giorgio. Favorevole. Guzzini Carlotta. Favorevole. Mariani Benito. Favorevole. Miccini Stefano. Favorevole. Paoltroni Tania. Favorevole. Pennacchioni non c'è. Polsonetti. Favorevole. Sforza Roberta. Favorevole. Simonacci Simone. Favorevole. Trucchia Perluca. Favorevole. Approvata l'immediata esecutività dell'atto. Con 13 favorevoli, l'unanimità dei presenti. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Convenzione tra i comuni Recanati, Santa Maria Nuova e Montefano per il servizio in forma associata della segreteria comunale. Prego, sindaco. Sì, ma non ripeto quanto detto nel precedente punto. Quindi la nuova convenzione
che, per la segreteria, che andiamo a votare appunto con i comuni di Santa Maria Nuova e di Montefano, e questo non è chiaramente scritto in convenzione, ma avremo il segretario al 50% a Recanati e poi 35% a Santa Maria Nuova e 15% a Montefano, come era in precedenza. Grazie Sindaco, apriamo la discussione. Non ci sono interventi in dichiarazione di voto. Passiamo al voto. Prego. Bartoli. Favorevole. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Favorevole. Canalini Marco. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini, Carlotta. Favorevole. Mariani Benito. Miccini Stefano. Favorevole. Poltroni Tania. Polzonetti. Polzonetti. Sforza Roberta. Favorevole. Simonacci. Favorevole. Trucchia per Luca. Favorevole. Votato l'unanimità dei presenti. Approvato il settimo punto all'ordine del giorno, l'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli. Favorevole. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Favorevole. Canalini. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Mariani Benito. Favorevole. Miccini Stefano. Favorevole. Poltroni Tania. Sforza Roberta. Favorevole. Simonacci Simone. Favorevole. Trucchia per Luca. Favorevole. Votato. Approvato all'unanimità dei presenti. Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno. Lavori di realizzazione della bretella stradale di collegamento tra la zona industriale Castelfidardo, la zona industriale Squartabue e il tratto ricadente nel comune di Recanati. È una variante parziale al PRG, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 327 del 2001, disposto con l'articolo 26 della legge 34 del 92. Approvazione. Prego, Assessore Moretti. Ma direi che questo è un punto che non necessita di particolari presentazioni, e questo è il passaggio definitivo, e finalmente dopo questo vedremo realizzata questa predella che è tanto attesa, insomma, dal punto di vista. Com'è? No, questa sarà molto molto più rapida, Rocchia. È un'altra procedura, che sono procedure diverse. Comunque, insomma, andiamo all'adozione definitiva della variante, sostanzialmente. Va bene, a posto. Grazie, Assessore. Discussione. Discussione in dichiarazione di voto. Passiamo direttamente al voto del punto. Prego, Segretario. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Miccini, favorevole.
Paoltroni, favorevole. Pennacchioni, uscita. Polsonetti, è uscito anche Polsonetti. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole. Trucchia, unanimità. Approvato all'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli, bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. E Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, Mariani Benito, favorevole. Miccini, favorevole. Paoltroni, favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, Simonacci, favorevole. Favorevole. Trucchia, unanimità. Approvato all'unanimità dei presenti. Nono punto all'ordine del giorno. Procedura promossa dall'Assemblea di ambito territoriale numero 3 Marche Centro, Macerata, relativa all'approvazione del progetto definitivo di adeguamento del depuratore di acque reflue urbane San Bucheto i Recanati, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, variante al PRG e rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152 del 2006. Provvedimenti. Prego, Assessore Moretti. Sì, sarò più veloce della luce, perché anche questa è una questione che abbiamo sviscerato in commissione edilizia. Sostanzialmente, per il rilascio del titolo abilitativo per l'adeguamento, questa delibera come la successiva relativa all'adeguamento di due depuratori, uno appunto in zona San Bucheto e l'altro depuratore invece è nella zona di Sant'Agostino, quindi c'è l'adeguamento di queste due strutture e necessita di un passaggio chiaramente anche per un adeguamento al piano regolatore con una procedura semplificata e sostanzialmente è un atto dovuto, quindi fondamentalmente il Consiglio Comunale è chiamato oggi appunto a ratificare quest'opera per consentire la variante al piano per poi consentire il rilascio di questo titolo abilitativo, di questa delibera come la successiva che riguarda invece il depuratore della zona Sant'Agostino. Grazie Assessore Moretti, apriamo la discussione. Discussione in dichiarazione di voto. Prego Assessore Mariani, Consigliere Mariani. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Abbiamo notato che comunque anche nell'iter, nel documento istruttorio, è molto preciso, si fa molta attenzione qua sotto l'aspetto dice odorigeno e anche all'inquinamento acustico, quindi per il rispetto in base al piano di zonizzazione acustica della città, quindi qua dice nell'area, nella quarta. Una cosa qui volevo far notare la differenza, che qui si mette molta attenzione giustamente a questo aspetto quando in città, tipo collegandoci al discorso iniziale dei giardini o Villa Coloredo, dove c'è la zona zonizzazione acustica in fascia prima, dove c'è il massimo controllo, e lì si concede, come dire, da quello che si legge, a volte non vengono rispettati questi parametri, anzi molto spesso, però si fa correre. Invece qua è proprio tassativo, è stato indicato proprio il rispetto della zona 4 della tabella zonizzazione acustica. Grazie Consigliere Mariani. Assessore Moretti deve replicare per qualche cosa. Passiamo direttamente al voto. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Miccini, favorevole. Paoltroni, favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole.
Trucchia? Unanimità. Approvato il nono punto all'ordine del giorno, all'unanimità dei presenti, votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, Miccini, favorevole. Paoltroni, favorevole. Favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole. Trucchia, favorevole. Unanimità. Approvato all'unanimità dei presenti. Passiamo al decimo punto all'ordine del giorno. Procedura promossa dall'Assemblea di ambito territoriale numero 3, Marche Centro, Macerata, in merito all'approvazione del progetto definitivo di adeguamento del depuratore di acque, reflue urbane Sant'Agostino di Recanati, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, variante al PRG e rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152 del 2006. Provvedimenti. Prego, Assessore Moretti. Che dire, mi riporto a quanto già detto in precedenza, insomma questo è il gemello del provvedimento che abbiamo adottato in precedenza e niente, quindi vi invito a votarlo. Grazie Assessore, discussione. Discussione in dichiarazione di voto. Passiamo direttamente alla votazione del decimo punto all'ordine del giorno. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano. Canalini, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Miccini, favorevole. Paoltroni, favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole. Trucchia, unanimità. Approvato all'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Miccini, favorevole. Paoltroni, favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole. Trucchia, favorevole. Unanimità. Approvato all'unanimità dei presenti. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che sono le mozioni. La mozione numero 12 dell'anno 2021, protocollo 36.296 dell'1/10/2021, presentata dal consigliere Simonacci, restauro del bassorilievo bronzo di Pierpaolo Iacometti. Prego, consigliere, per la presentazione della mozione. Sì, buonasera a tutti, buonasera Presidente, signor Sindaco, a tutti i consiglieri presenti. Allora, leggo la mozione. Premesso che il bassorilievo bronzeo di Pierpaolo Iacometti, raffigurante la traslazione della Santa Casa di Loreto, riassume e testimonia la grandezza dell'antica Repubblica Recanatese, evidenziando il mecenatismo artistico e la devozione religiosa di un popolo all'apice della propria storia. Il bassorilievo fu collocato il 9 dicembre del 1633 al centro della facciata del Palazzo Municipale di Recanati, il Palazzo dei Priori, per poi essere trasferito sulla torre nel 1872, quando questo fu demolito. Tale opera ha un valore inestimabile sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista religioso per la nostra comunità.
Difatti esso rappresenta non solo un'espressione innovativa per la tradizione della scuola scultorea e bronzistica recanatese, ma soprattutto è il simbolo indelebile della devozione mariana del nostro popolo e del suo legame profondo con la traslazione della Santa Casa. Infatti, un putto sorregge con una mano un nastro che volteggia tra le gambe degli angeli, con la citazione biblica «Non fecit taliter omni nazioni», ossia così non ha fatto con nessun altro popolo, a testimoniare il nostro orgoglio poi ferito con la perdita del santuario, dolore che viene immortalato per sempre nelle espressioni del viso dei protagonisti del Polittico del Lotto. Considerato che l'evidente stato di ossidazione del bassorilievo non permette di ammirare l'originale splendore del bronzo che rifulge alla luce del sole e della luna, considerato che le intemperie hanno scrostato il fondo dipinto, e se non erro era di azzurro, che ne metteva ancor di più in risalto la bellezza e la lucentezza, considerato che già in passato la torre e altri luoghi simbolo della nostra città hanno visto un impegno fondamentale delle imprese locali che tramite l'art bonus hanno contribuito alla riqualificazione artistica di monumenti leopardiani e non solo. Ritenendo che il restauro del basso rilievo non possa che abbellire ulteriormente la nostra città e divenire una nuova attrazione turistica, oltre che meta di devozione mariana lungo la via Lauretana. Visto che spetta al Comune chiedere alla Sovrintendenza regionale dei beni culturali un intervento di restauro, così da stimarne il costo e attivare l'art bonus, mettendo in moto la solidarietà e l'attenzione delle aziende recanatesi e non solo. Impegna la Giunta a richiedere una perizia da parte della Sovrintendenza dei beni culturali per identificare il tipo di intervento e il suo costo. Impegna altresì la Giunta ad attivare successivamente a tale perizia l'art bonus, coinvolgendo le imprese che possono contribuire attivamente alla realizzazione di un simile restauro. Grazie. Grazie consigliere Simonacci. Apriamo la discussione. Prego, consigliere Trucchia. Online non si sente nulla, Presidente. C'è il microfono, non si sente nulla. Adesso si sente. Acceso il microfono. Vabbè, ripeto che è una mozione che si potrebbe tranquillamente votare a favore. Ringrazio il consigliere per la storia che ha voluto inserire in questa mozione per il bassorilievo, che rappresenta veramente la città di Recanati per quello che è, per quello che vediamo in questa sala, per questa bellissima sala che rappresenta un po' la storia gloriosa del comune di Recanati. Quindi penso che non ci siano problemi per attivare la sovrintendenza da parte dell'amministrazione, attivare la sovrintendenza o l'art bonus per mettere in restauro questo bassorilievo, che sicuramente, perché parecchi turisti non lo sanno che il santuario era un tempo di Recanati, quindi bisogna anche spiegarlo, e qui giustamente nel 1633 avevano già il santuario, non era più della città, però i recanatesi hanno voluto mettere bene in evidenza questa storia, quindi bella anche la citazione in latino per dire, ecco, quello che è stato fatto qui a Recanati non è stato fatto nell'altro paese, no, però nel circondario, insomma, penso mi è piaciuta molto questa citazione, quindi spero che il Consiglio sia voti a favore di questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Trucchia. Se non ci sono interventi, prego consigliere Mariani. Grazie Presidente, sì, anch'io
due parole su questa mozione che condividiamo. Mette in risalto un elemento importante che proprio è nella piazza principale, quindi anche luogo trafficato, molto frequentato sia da turisti ma anche dai canadesi, che a volte danno per scontato, nemmeno lo notano più, quindi veramente un peccato, e ripristinarlo sarebbe ancora di più valorizzare la piazza e tutti il palazzo comunale e anche la storia della città. Grazie. Grazie consigliere Mariani. La parola all'assessore Associo per il parere della Giunta. Grazie Presidente. Sì, devo dire che io ringrazio veramente il consigliere Simonacci per questa sollecitazione, perché penso che sia molto importante cercare, laddove è possibile, recuperare tutti i gioielli della nostra meravigliosa città. In questo caso si parla della Santa Casa, quindi come ricordava il consigliere Trucchia, magari non tutti sanno che Loreto era, appunto, faceva parte del comune di Recanati, ed è bene ricordarlo attraverso anche questi segni. Quindi assolutamente noi con l'Art Bonus poi abbiamo già recuperato la torre, abbiamo realizzato il Museo della Musica grazie anche, appunto, agli imprenditori che ci ha aiutato proprio nell'allestimento. E ci saranno anche altri art bonus, per cui noi come comune ci prendiamo, ovviamente c'è da sentire la soprintendenza per capire quale tipo anche di restauro, visto che si parla di un bronzo e che quindi ha questa tipologia di ossidazione, che c'è da capire appunto come poter realizzare il restauro, e poi si spera anche che ci sia la sensibilità da parte magari di imprenditori, ma non solo, anche di cittadini recanatesi, magari facoltosi, che possano aiutarci. Ricordiamo che l'Art Bonus ha un recupero del 65% sulla tassazione, quindi è sicuramente una buona pratica. E oltretutto, se non sbaglio, noi ci siamo sentiti anche con il consigliere Simonacci adesso, perché vogliamo onorare ancora di più la venuta, quindi con i focacci che stiamo cercando di realizzare anche con le parrocchie e con le associazioni che si dedicano appunto anche sia da un punto di vista spirituale ma anche appunto per la cittadinanza, per far ammirare anche queste nostre bellezze. Per cui accogliamo favorevolmente questa sollecitazione e speriamo di poter ripristinare e restaurare questo bronzo, che ricordiamo oltretutto ha una storia, perché noi avevamo in passato c'era questi artisti, una fonderia importante qui a Recanati, come la ceramica, come altre magari che noi siamo appunto, conosciamo la poesia, la letteratura, la storia, le arti, però c'era appunto nel passato anche questa fonderia molto importante con questi artisti. Quindi grazie consigliere Simonacci, speriamo di poter realizzare al più presto questo art bonus. Grazie assessora. Ci sono altri interventi? Passiamo al voto. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Miccini, favorevole. Paoltroni, favorevole. Sforza, favorevole. Simonacci, favorevole. Trucchia, unanimità. Approvata la prima mozione all'ordine del giorno all'unanimità dei presenti. Mozione numero 13 dell'anno 2021, protocollo numero 38.177 del 14/10/2021 del consigliere Simonacci, per ogni libertà contro ogni totalitarismo. Prego, consigliere. Sì, grazie. Innanzitutto approfitto per ringraziare la Giunta e il sindaco per aver condiviso la mozione precedente
e credo appunto che davanti a certi valori, a certe tematiche non ci sia maggioranza e opposizione, ma bisogna, ci sia bisogno di lavorare insieme, come stiamo facendo appunto. E questa è una bella soddisfazione per tutta la città. Ora passo alla seguente mozione. Allora, premesso, allora, mi dispiace ma è molto lunga, quindi cercherò di leggere velocemente. Premesso che è indifferibile ed urgente assumere ogni iniziativa volta a contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza in tutte le loro manifestazioni di tipo razziale, etnico, nazionale, religioso, politico e sessuale. Per fronteggiare efficacemente la crescente spirale di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo cui si sta assistendo negli ultimi anni e aggiungo anche negli ultimi, nelle ultime settimane, si ritiene assolutamente necessario avviare e rafforzare un'intensa attività di sensibilizzazione per mantenere vivo il ricordo delle tragiche vicende che hanno interessato la storia anche più recente delle nostre nazioni, anche al fine di onorare la memoria delle vittime dei regimi totalitari e autoritari e gettare le basi per una riconciliazione fondata sulla verità e la memoria. Proprio la memoria condivisa ed una lettura non faziosa o frazionata della storia delle tragedie sanguinarie determinate dai totalitarismi del secolo scorso e di quelle attuali può consegnare alle generazioni un clima di unanime, sincera, non faziosa condanna senza appello di ogni forza di razzismo, intolleranza, odio e violenza. La metabolizzazione del male, perché non si ripeta, necessita di una memoria sofferta e condivisa, abbandonando letture unilaterali e faziose della storia, giustificazionismi inaccettabili o peggio ancora un uso politico della storia stessa. L'importanza della memoria condivisa è stata ribadita a caratteri cubitali dalla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, che, approvata a larghissima maggioranza, ha riconosciuto espressamente che la memoria delle vittime dei regimi totalitari e autoritari, il riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, quindi anche quella fascista, sono di vitale importanza per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne. Una maggiore consapevolezza storica non disgiunta da una memoria condivisa e da una condanna senza antidoto contro qualsivoglia forma di rigurgito di violenza, xenofobia, razzismo, intolleranza e odio. Nella predetta risoluzione, richiamato l'impegno al ricordo degli orribili crimini totalitari contro l'umanità e le gravi sistematiche violazioni dei diritti umani, siano ricordati per scongiurarne la reiterazione sotto qualsiasi forma, viene rimarcata la ferma ed irremovibile condanna a ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia, e si invitano tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione Europea a formulare una valutazione chiara e fondata su principi riguardo ai crimini e agli atti d'aggressione perpetrati dai regimi totalitari, comunisti, nazisti e, aggiungo sempre, fascisti. Acclarato l'equilibrio della citata risoluzione che si riporta per intima adesione e condivisione. Il Parlamento europeo, visti i principi universali dei diritti umani, i principi fondamentali dell'Unione europea in quanto comunità basata su valori comuni, vista la dichiarazione rilasciata dal primo vicepresidente Timmermans e dalla commissaria, credo si pronunci Jourová, il 22 agosto 2019, alla vigilia della giornata europea di commemorazione delle vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari, vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite adottata il 10 dicembre del 48, vista la sua risoluzione del 12 maggio 2005 sul 60° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, 8 maggio 45, vista la risoluzione 1481 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 26 gennaio 2006 relativa alla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi totalitari comunisti, vista la decisione quadro 2008-913 GAE del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme di espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, vista la dichiarazione di Praga sulla coscienza europea
e il comunismo adottato il 3 giugno 2008, vista la sua dichiarazione sulla proclamazione del 23 agosto come giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo, approvata il 23 settembre 2008, vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 su coscienza europea e totalitarismo, vista la relazione della Commissione del 22 dicembre 2010 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa, viste le conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa, vista la dichiarazione di Varsavia del 23 agosto 2011 sulla giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari, vista la dichiarazione congiunta del 23 agosto 2018 dei rappresentanti dei governi e Stati membri dell'Unione Europea per commemorare le vittime del comunismo, vista la sua storica risoluzione sulla situazione in Estonia, Lettonia e Lituania, approvata il 13 gennaio 83 in risposta al cosiddetto appello baltico presentato da 45 cittadini di detti paesi, viste le risoluzioni e le dichiarazioni sui crimini dei regimi totalitari comunisti adottate da vari parlamenti nazionali, visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4 del suo regolamento, a considerando che quest'anno si celebra l'80° anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che ha causato sofferenze umane fino ad allora inaudite e ha portato all'occupazione di taluni paesi europei per molti decenni a venire, b considerando che 80 anni fa, il 23 agosto del 39, l'Unione Sovietica comunista e la Germania nazista firmarono il trattato di non aggressione noto come patto Molotov-Ribbentrop per i suoi protocolli segreti, dividendo l'Europa e i territori di stati indipendenti tra i due regimi totalitari, raggruppandoli in sfere di interesse, il che ha spianato la strada allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. C, considerando che, come diretta conseguenza del patto Molotov-Ribbentrop, seguito dal trattato d'amicizia di frontiera nazi-sovietico 28 settembre 39, la Repubblica Polacca fu invasa prima da Hitler e due settimane dopo da Stalin, eventi che privarono il paese della sua indipendenza e furono una tragedia senza precedenti per il popolo polacco, che il 30 novembre 39 l'Unione Sovietica iniziò una guerra aggressiva contro la Finlandia e nel giugno del 40 occupò annesse parti della Romania, territori che non furono mai restituiti, e annesse le repubbliche indipendenti di Lituania, Lettonia ed Estonia. D, considerando che dopo la sconfitta del regime nazista e la fine della Seconda Guerra Mondiale, alcuni paesi europei sono riusciti a procedere alla ricostruzione e a intraprendere un processo di riconciliazione, mentre per mezzo secolo altri paesi europei sono rimasti assoggettati a dittature, alcune dei quali direttamente occupati dall'Unione Sovietica o soggetti alla sua influenza, e hanno continuato a essere privati della libertà, della sovranità, della dignità, dei diritti umani e dello sviluppo socio-economico. E considerando che, sebbene i crimini del regime nazista siano stati giudicati e puniti attraverso processi di Norimberga, vi è ancora un'urgente necessità di sensibilizzare, effettuare valutazioni morali e condurre indagini giudiziarie in relazione ai crimini dello stalinismo e di altre dittature. F, considerando che in alcuni stati membri la legge vieta le ideologie comuniste e naziste. G, considerando che fin dall'inizio l'integrazione europea è stata una risposta alle sofferenze inflitte da due guerre mondiali e dalla tirannia nazista che ha portato all'olocausto e all'espansione dei regimi comunisti totalitari antidemocratici in Europa centrale e orientale, nonché un mezzo per superare profonde divisioni e ostilità in Europa attraverso la cooperazione e l'integrazione, ponendo fine alle guerre e garantendo la democrazia sul continente, che per i paesi europei che hanno sofferto a causa dell'occupazione sovietica e delle dittature comuniste all'allargamento dell'UE, iniziato nel 2004, rappresenta un ritorno alla famiglia europea alla quale appartengono. H, considerando che occorre mantenere vivo il ricordo del tragico passato dell'Europa, onde onorare le vittime, condannare i colpevoli e gettare le basi per una riconciliazione fondata sulla verità e la memoria. I, considerando che la memoria delle vittime dei regimi totalitari, il riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, nonché la sensibilizzazione a tale riguardo, sono di vitale importanza per l'unità dell'Europa e dei suoi cittadini per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne. J, considerando che 30 anni fa, 23 agosto 89, ricorreva il 50° anniversario del patto Molotov-Ribbentrop e le vittime dei regimi totalitari sono state commemorate nella Via Baltica, una manifestazione senza precedenti cui hanno partecipato 2 milioni di lituani, lettoni e estoni che si sono presi per mano per formare una catena umana da Vilnius a Tallinn passando attraverso Riga.
considerando che nonostante il 24 dicembre 89 il Congresso dei Deputati del Popolo dell'Unione Sovietica abbia condannato la firma del patto Molotov-Ribbentrop, oltre ad altri accordi conclusi con la Germania nazista nell'agosto 19, le autorità russe hanno negato la responsabilità di tale accordo e delle sue conseguenze e promuovono attualmente l'interpretazione secondo cui la Polonia, gli Stati Baltici e l'Occidente sarebbero i veri istigatori della Seconda Guerra Mondiale. L, considerando che la memoria delle vittime dei regimi totalitari e autoritari, il riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, nonché la sensibilizzazione a tale riguardo, sono di vitale importanza per l'unità dell'Europa e i suoi concittadini per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne. M, considerando che gruppi e partiti politici apertamente radicali, razzisti e xenofobi fomentano l'odio e la violenza all'interno della società, per esempio attraverso la diffusione dell'incitamento all'odio online, che spesso porta a un aumento di violenza, xenofobia e intolleranza. 1. Ricorda che, come sancito articolo 2 del Trattato Unico Europeo, l'Unione si fonda sui valori e rispetto alla dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, dello Stato di diritto, rispetto ai diritti umani, compresi i diritti di persone appartenenti a minoranze, e rammenta che questi valori sono comuni a tutti gli Stati membri. 2. Sottolinea che la Seconda Guerra Mondiale, il conflitto più devastante della storia d'Europa, iniziata come conseguenza immediata del famigerato trattato di non aggressione nazi-sovietico e dei suoi protocolli segreti, in base ai quali i due regimi totalitari che avevano in comune l'obiettivo di conquistare il mondo hanno diviso l'Europa in due zone di influenza. 3. Ricorda che i regimi nazisti comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi, deportazioni, causando nel corso del XX secolo perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita nella storia dell'umanità, e rammenta l'orrendo crimine dell'Olocausto perpetrato dal regime nazista. Condanna con la massima fermezza gli atti di aggressione, crimini contro l'umanità e le minacce e le massicce violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista, da quello fascista e da altri regimi totalitari. Esprime il suo profondo rispetto per ciascuna delle vittime di questi regimi totalitari e invita tutte le istituzioni e gli attori dell'UE a fare tutto il possibile per garantire che gli orribili crimini totalitari contro l'umanità e le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani siano ricordati e portati dinanzi ai tribunali, nonché per assicurare che tali crimini non si ripetano mai più, sottolinea l'importanza di mantenere vivo il ricordo del passato, in quanto non può esserci riconciliazione senza memoria, ribadisce la sua posizione unanime contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia. 5. Invita tutti i membri dell'UE a formulare una valutazione chiara, fondata sui principi riguardo ai crimini e agli atti di aggressione perpetrati dai regimi totalitari e comunisti dal regime nazista. Può bere, consigliere. Com'è? Può bere nel frattempo un attimino, altrimenti... Sì, guardi, è una tortura leggerla. 8. Invita tutti gli Stati membri a celebrare il 23 agosto come la giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari a livello sia nazionale che dell'UE, e a sensibilizzare le generazioni più giovani su questi temi, inserendo la storia e l'analisi delle conseguenze dei regimi totalitari nei programmi didattici, nei libri di testo di tutte le scuole dell'Unione. Invita gli Stati membri a promuovere la documentazione del tragico passato europeo, ad esempio attraverso la traduzione dei lavori dei processi di Norimberga in tutte le lingue dell'UE. Invita gli Stati membri a condannare e contrastare ogni forma di negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione e la minimizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori, a prevenire la banalizzazione dei discorsi politici e mediatici. 10. Chiede l'affermazione di una cultura della memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato come modalità per promuovere la resilienza alle moderne minacce alla democrazia, in particolare tra le generazioni più giovani. Incoraggia gli Stati membri a promuovere l'istruzione attraverso la cultura tradizionale sulle diversità della nostra società e sulla nostra storia comune, compresa l'istruzione in merito alle atrocità della Seconda Guerra Mondiale, come l'Olocausto e alla sistematica disumanizzazione delle sue vittime nell'arco di alcuni anni. 11. Chiede inoltre che il 25 maggio, anniversario dell'esecuzione del comandante Witold Pelecki, eroe di Auschwitz, sia proclamato giornata internazionale degli eroi della lotta contro il totalitarismo, in segno di rispetto e quale tributo a tutti coloro che, combattendo la tirannia,
hanno reso testimonianza del loro eroismo e di vero amore nei confronti dell'umanità, dando così alle future generazioni una chiara indicazione dell'atteggiamento giusto da assumere di fronte alla minaccia dell'asservimento totalitario. 12. Invita la Commissione a fornire un sostegno effettivo ai progetti di memoria e commemorazione storica negli Stati membri e all'attività della piattaforma della memoria e della coscienza europea, nonché a stanziare risorse finanziarie adeguate nel quadro del programma Europa per i cittadini per sostenere la commemorazione e il ricordo delle vittime del totalitarismo, come indicato nella posizione del Parlamento sul programma Diritti e Valori 2021-2027. 13. Dichiara che l'integrazione europea, in quanto modello di pace e di riconciliazione, è il frutto di una libera scelta dei popoli europei che hanno deciso di impegnarsi per un futuro comune e che l'Unione Europea ha una responsabilità particolare nel promuovere e salvaguardare la democrazia, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, sia all'interno che all'esterno del suo territorio. Sottolinea che alla luce della loro adesione all'Unione Europea e alla NATO, i paesi dell'Europa centrale e orientale non solo sono tornati insieme alla famiglia europea di paesi democratici liberi, ma hanno anche dato prova di successo con l'assistenza dell'Unione Europea nelle riforme, nello sviluppo socio-economico. Sottolinea tuttavia che questa opzione dovrebbe rimanere aperta ad altri paesi europei, come previsto all'articolo 49 del Trattato Unico Europeo. Sostiene che la Russia rimane la più grande vittima del totalitarismo comunista e che il suo sviluppo in uno Stato democratico continuerà a essere ostacolato fin tanto che il governo, l'elite politica e la propaganda politica continueranno a insabbiare i crimini del regime comunista, esaltare il regime totalitario sovietico. Invita pertanto la società russa a confrontarsi col suo tragico passato. 16. È profondamente preoccupato per gli sforzi dell'attuale leadership russa volti a distorcere i fatti storici e a insabbiare i crimini commessi dal regime sovietico. Considera tali sforzi una componente pericolosa della guerra di informazione condotta contro l'Europa democratica allo scopo di dividere l'Europa e invita pertanto la Commissione a contrastare risolutamente tali sforzi. 17. Esprime inquietudine per l'uso continuato di simboli di regimi totalitari nella sfera pubblica e fini commerciali e ricorda che alcuni paesi europei hanno vietato l'uso di simboli sia nazisti che comunisti. 18. Osserva la permanenza negli spazi pubblici di alcuni Stati membri di monumenti e luoghi commemorativi che esaltano regimi totalitari, il che spiana la strada alla distorsione dei fatti storici circa le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, nonché alla propagazione di regimi politici totalitari. 19. Condanna il fatto che forze politiche estremiste e xenofobe in Europa ricorrano con sempre maggior frequenza alla distorsione dei fatti storici, utilizzano simbologie e retoriche che richiamano aspetti della propaganda totalitaria, tra cui il nazismo, l'antisemitismo e l'odio nei confronti delle minoranze sessuali e di altro tipo. 20. Esorta gli Stati membri ad assicurare la loro conformità alle disposizioni della decisione quadro del Consiglio, in modo da contrastare le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza negli spazi pubblici e online, nonché a vietare di fatto i gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra fondazione o associazione che esalti e glorifichi il nazismo e fascismo, qualsiasi altra forma di totalitarismo, rispettando nel contempo l'ordinamento giuridico e le giurisdizioni nazionali. 21. Sottolinea che il tragico passato dell'Europa dovrebbe continuare a fungere da ispirazione morale e politica per far fronte alle sfide del mondo odierno, come la lotta per un mondo più equo e la creazione di società aperte e tolleranti e di comunità che accolgano le minoranze etniche, religiose e sessuali, facendo in modo che tutti possano riconoscersi nei valori europei. 22. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Duma russa e ai parlamenti dei paesi del partenariato orientale. Il Parlamento europeo è da sempre impegnato nella ricostruzione di una memoria condivisa per la condanna ferma e removibile di ogni forma di totalitarismo e la predetta risoluzione segue quella del 2 aprile 2009, con la quale si equiparano i crimini di tutti i regimi totalitari che hanno operato in Europa. La predetta linea è stata ribadita ulteriormente dalla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, la memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa. Quindi la mozione impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a esprimere la sua totale adesione morale e politica ai principi contenuti nella predetta risoluzione europea contro ogni totalitarismo, a trasmettere la mozione al Presidente del Consiglio, a celebrare il 23 agosto come la giornata
europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari e a sensibilizzare le generazioni più giovani per il tramite del coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio, a promuovere la documentazione del tragico passato totalitario per le vicende che hanno concretamente interessato il territorio comunale, ad affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti, stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato. Grazie. Scusate la lunghezza e l'ora soprattutto. Grazie consigliere Simonacci. Apriamo la discussione. Presidente, se posso. Prego consigliera Sforza. Allora, buonasera a tutti e a tutti, cercherò di essere quanto più breve possibile visto la mozione abbastanza prolissa, anche se la materia è abbastanza complessa, quindi farò il possibile. E, considerando anche gli sforzi del consigliere Simonacci, mi dispiace quasi non essere d'accordo, però tant'è. Lo ringrazio comunque perché questa mozione capita di discuterla proprio oggi, che è il 17 novembre, una data che richiama il 17 novembre del 1938, la data della promulgazione del decreto che conteneva i provvedimenti per la difesa della razza, che decretava l'inizio delle politiche razziali del regime fascista, che decretava l'espulsione di studenti, studentesse, insegnanti, di tutto il personale insomma scolastico dalle università, dalle scuole di ogni ordine e grado, in quanto definiti di razza ebraica. E sempre nel 1938 è la fondazione della rivista La difesa della razza, alla cui guida troviamo fin da subito, come è noto, Giorgio Almirante. Non è necessario insomma in questo contesto ricordare chi fosse, è noto a tutti. Sembra anche superfluo ricordare un po' il contenuto dei suoi scritti, dei suoi discorsi. Sostanzialmente l'intento, la finalità era quella di proteggere l'Italia da meticci e da ebrei. È scritto diciamo nero su bianco, è sì politica questa, ma è anche storia indubbiamente. E faccio questo richiamo innanzitutto per ricordare appunto questa data del 17 novembre, ma anche perché comunque mi impressiona un po' pensare che di avere qua insomma una mozione dove per ovvi motivi, data insomma l'appartenenza politica e partitica del consigliere Simonacci, campeggia comunque quella che è la stessa fiamma tricolore disegnata dallo stesso Almirante, un'eredità del Movimento Sociale Italiano giunta fino a noi. Non è un mistero, per alcuni anche diciamo un motivo di vanto, ma detto ciò, da una parte abbiamo appunto questa fiamma, dall'altra abbiamo la richiesta insomma di un impegno ben preciso. Da una parte quindi il concetto di un'Italia che va protetta da meticci ed ebrei, oggi andrebbe protetta secondo alcuni da chissà quale altra invasione. Dall'altra però mi si ricorda nella mozione, leggo, che è indifferibile ed urgente assumere ogni iniziativa volta a contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, di antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza in tutte le loro manifestazioni. Questo è, insomma, è bene, molto vero, è una questione assolutamente indifferibile ed urgente, è una cosa su cui credo che siamo tutti completamente d'accordo. Ovviamente non basta scriverlo, scusate, non basta diciamo un colpo di spugna per cancellare quello che è stata però la storia. Non si può astrarre poi la storia da quella che è stata ogni ideologia che l'ha caratterizzata. Nella premessa della mozione, ad esempio, si legge che avremmo bisogno di una memoria condivisa, di abbandonare quelle che sono letture
unilaterali e faziose della storia e di abbandonare un uso politico della storia stessa. L'invito, cioè, è un po' quello a non leggere la storia politicamente, ma mi chiedo invero che cosa sia la storia se non anche politica, cioè le fazioni politiche possono venir meno solamente col venir meno della storia, cioè delle due l'una: o siamo fuori dalla storia e quindi non mi spiegherei dove siamo né il senso della mozione, oppure siamo ancora dentro la storia e le fazioni hanno comunque ancora ogni ragione di rivendicarsi atti e ragioni di parteggiare. E qui, in questo senso, la memoria condivisa non può essere vera e propria memoria, è qualcosa d'altro, fatta comunque di acquiescenza. Quindi a me sembra che il fondamento stesso della mozione, nelle sue premesse, appaia sicuramente viziato da questo equivoco di fondo. Ma come se non bastasse, entrando proprio nel merito della mozione, dove appunto si richiama integralmente la risoluzione di cui è stata data lettura, risoluzione appunto avente un carattere non vincolante per definizione stessa. Diciamo che questa risoluzione rappresenta, a mio avviso, un po' una rottura con quella che è stata la memoria storica dell'Europa e del Parlamento europeo stesso, che qui si pretende, diciamo, di andare a difendere, tradendone però le origini stesse. È stato proprio il Parlamento europeo, ricordo, nel 2005, per i 60 anni della Seconda Guerra Mondiale, a ringraziare il contributo dell'Unione Sovietica, cioè a ringraziare l'Unione Sovietica per la lotta al nazismo, mentre oggi in questa risoluzione l'Unione Sovietica viene considerata corresponsabile con i nazisti del conflitto e viene cancellato il contributo dato dalla resistenza di tante e tanti, anche qui in Italia e non solo, da comunisti e comunisti e non solo, che combatterono contro il nazismo e il fascismo per costruire invece la democrazia costituzionale. Allora, in questo senso, mettere insieme nazismo e comunismo, equipararli in nome della condanna del cosiddetto totalitarismo, significa essere sicuramente in malafede o comunque ignoranti, ma insomma delle due l'una. È diciamo una risoluzione che non può avere altra matrice se non questa. E sappiamo che il nazismo fu sicuramente il male assoluto, quelli che potremmo definire come valori, tra virgolette, di riferimento, come ad esempio il nazionalismo, il razzismo, il culto della guerra, la violenza indiscriminata contro gli oppositori, contro diversi, sono valori che sono veramente antitetici, all'opposto rispetto a quelli per i quali comunisti e comuniste si sono battute nel corso della storia. Cioè, mettere insieme nazismo e comunismo arriva a confondere la stessa condanna dello stalinismo che veniva fatta nel 2005, ed è questo inaccettabile. È inaccettabile un'equiparazione fra nazismo e comunismo, è inaccettabile quella sottostante, l'equiparazione sottostante fra comunismo e stalinismo, che viene fatta con un uso approssimativo della categoria del totalitarismo, che tutto significa e niente significa in realtà, e nasconde differenze che invece sono sottostanti a queste ideologie, sono differenze sistematiche, programmatiche, politiche e quant'altro. Ma la risoluzione è viziata anche da una serie di forzature storiche, di visioni, queste sì veramente unilaterali, anch'esse inaccettabili. Si parla del patto Molotov-Ribbentrop, che quale patto che avrebbe spianato la strada allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Si omette però diciamo qualsiasi riferimento al comportamento colpevole di quelle che erano le democrazie liberali di fronte alla politica espansionistica nazifascista. E la storia ci insegna che l'Unione Sovietica in questo senso cercò un'intesa a lungo con la Francia e il Regno Unito in funzione proprio antitedesca, e al patto si arrivò solo quando fu chiaro che insomma tale soluzione insomma fosse impossibile.
Nella risoluzione non si fa cenno nemmeno al contributo enorme che è decisivo, insomma, contro il nazifascismo dato sia dall'Unione Sovietica sia ovunque, diciamo, in Europa da chi era comunque mosso da le varie correnti del movimento comunista internazionale che si oppose alle truppe hitleriane e ai loro alleati fino a Auschwitz, senza dire che fu l'esercito dell'Unione Sovietica a liberarne i prigionieri che erano comunque destinati allo sterminio, lo si dimentica credo volutamente, e in questo senso quindi la struttura storica è veramente forte. E ricordare questi dati, che sono dati storici, dati di fatto, non significa nemmeno ovviamente ignorare o tacere quelli che siano gli aspetti più condannabili di ciò che generalmente, insomma, viene definito quale stalinismo, ma questo non può cancellare appunto con un colpo di spugna qualsiasi differenza di fondo, cioè per il nazifascismo, il nazifascismo nel dare proprio vita a quella che fu una dittatura spietata, nel negare ogni spazio comunque alla democrazia, andava a realizzare quelli che erano i propri programmi. I regimi comunisti prima e dopo la guerra, quando si macchiarono comunque di violazioni della democrazia e della libertà, tradirono i loro stessi ideali. La differenza è sostanziale, impone una profonda riflessione che invece nella risoluzione manca totalmente, in maniera pienamente, diciamo, pretestuosa. Quindi diciamo che queste falsificazioni storiche non possono di certo essere assunte come la base di una memoria condivisa, manca proprio, diciamo, la base in questo senso, e diciamo che queste esigenze di lotta al razzismo, al fascismo, non possono ovviamente fondarsi su un uso distorto della storia stessa. Quindi c'è senz'altro bisogno di riaffermare i principi che ispirarono la creazione della comunità europea, dell'Europa unita, figlia dell'antifascismo, delle donne e degli uomini che si opposero ai regimi nazifascisti, e frutto anche del pensiero di quelli che erano i confinati di Ventotene, confinati proprio dal regime fascista stesso. E all'origine delle attuali minacce alla democrazia che sembrano animare la mozione, sicuramente non ci sono i residui del totalitarismo sovietico, ma istanze sovraniste che hanno aperto, in particolare negli ultimi anni, la strada a rigurgiti neofascisti, xenofobi e razzisti. Io di questo mi preoccuperei più che altro. La mozione, quindi, diciamo che così come è formulata, per quel che mi riguarda, è da respingere, perché è fondata comunque su delle evidenti strutture storiche, su delle premesse veramente viziate. Voglio comunque aggiungere che l'amministrazione è già impegnata da tempo con un calendario civile piuttosto ricco, e non solo in quello, proprio nella promozione della cultura della tolleranza, della non discriminazione, dell'uguaglianza e dell'inclusione. Quindi in questo senso mi sento di dire che l'amministrazione, il suo impegno in quest'ambito, lo sta svolgendo a mio parere abbastanza egregiamente. Quindi in questo senso l'impegno c'è già. Comunque non mi sembra ci sia altro da aggiungere, non mi dilungo ulteriormente, ma ecco, il mio voto sarà fermamente contrario. Grazie. Grazie consigliera Sforza. Prego consigliere Trucchia. Grazie, molto brevemente, perché qui siamo ovviamente c'è un abisso, no, tra quello che diceva adesso la consigliera Sforza e quello che magari la penso io, cioè nel senso, se dobbiamo, noi siamo contrari a tutti i totalitarismi, razzismi, fascismi, comunismi, come è scritto in questa mozione che è stata votata dal Consiglio europeo. Nessuno ha parlato di resistenza, nessuno ha parlato di chi sono stati più bravi, se sono stati più bravi i nazisti o i russi o i comunisti. Non mi pare che
all'epoca di Stalin c'era tanta democrazia, oppure alla fine della Seconda Guerra Mondiale parecchi italiani sono stati tranquillamente uccisi dal regime stalinista e non mandati più a casa nei famosi gulag. Ma quello noi non, cioè, è questo che ci divide in fin di conti, perché noi non accettiamo assolutamente la lettura della storia solo da una parte. Bisogna saperla tutta la storia, che i famosi patti Ribbentrop bisogna conoscerli, e che hanno spianato la strada alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi la responsabilità era un po' di due paesi, ma questo, se noi continuiamo a vedere queste discussioni storiche, non raggiungeremo mai un accordo. Io quello che è interessante è questa mozione, sicuramente la cultura di una memoria condivisa, leggo l'ultimo paragrafo, che respinga i crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti, stalinisti ed altri regimi totalitari e autori del passato. Sappiamo benissimo quanti regimi ci sono stati, a partire dal fascismo qui in Italia, ma dalla Russia, dalla Corea del Nord c'è ancora adesso, dalla democraticissima Cina, perché il presidente cinese addirittura adesso si è reso un nuovo Mao, si è proclamato un nuovo Mao anche sulla cultura, che lui darà, scriverà forse dei libri. Questo da noi è successo fortunatamente 80 anni fa con i famosi libri della scuola fascista, adesso sta succedendo in Cina, quindi nella democraticissima Cina, per carità, questi non si possono toccare. Quindi la risoluzione, tranquillamente evitiamo, ecco, ripeto che siamo contrari e siamo d'accordo di respingere tutti questi crimini avvenuti nel passato, e siamo d'accordo che questa risoluzione è stata votata al Consiglio europeo, ma nessuno ha parlato né di resistenza. Nessuno ha detto, ecco, noi che stiamo da una parte siamo più intelligenti, voi che scrivete queste cose siete più ignoranti. Beh, questa è una battuta che è già razzista di per conto suo, cara consigliere. Non è che ci stanno quelli più intelligenti e quelli che magari, no, lo studio da una parte si permettono di dire questo. Bisogna studiarla la storia a fondo, e tutte le ragioni vanno studiate a fondo e prendersi le responsabilità senza tirar fuori Almirante e cose varie, che non c'ha senso, non c'ha senso. Oggi viviamo in una cultura generale che deve respingere tutte queste forme di razzismo, eccetera, e ribadendo questo anche con giornate particolari ci aiuti a capire che queste cose non avvengono più. Per quello che riguarda quello che sta facendo il Comune, veramente anche nei dibattiti pubblici, anche in quello che ho sentito nella giornata del 1° novembre, una parte del discorso completamente da cancellare, perché un conto è la Prima Guerra Mondiale, il ricordo degli eroi, dei nostri ragazzi che sono morti, e un conto è abbinare quegli eroi, quella festa che del 1° novembre, ha le questioni degli anni 20, degli anni 30, un discorso completamente da cancellare. Se questo è l'impegno che c'è il Comune, non penso che sia una cosa. Io veramente non ho gradito questa seconda parte del discorso fatto qui in piazza, non da parte del sindaco ovviamente, ma sulla prolusione. Perché è una festa che non bisogna sempre ritornare sulle stesse cose. Noi dovevamo ricordare la vittoria del 4 novembre e basta. Non ricordare che dopo su questi morti sono stati costruiti, si è stata fatta una certa propaganda. Questa è una cosa che si poteva tranquillamente risparmiare. Se questo è l'impegno del Comune, capisco perché, capisco il suo discorso che ha fatto in seguito a questa mozione, che pur se lunga riprende una delibera europea che è stata votata dall'Europa, quindi voglio dire potrebbe essere votata anche qui. Comunque se facciamo sempre questi discorsi non arriveremo mai a niente, ognuno tirerà fuori le sue verità storiche e non ci sarà mai una verità storica che è ufficiale, perché ovviamente quella
non ci sarà mai, perché è stata sempre retaggio di una parte politica e perché quell'altra parte fino a poco tempo fa non ha potuto mai parlare, non ha potuto mai esprimersi anche in televisione, anche in consessi pubblici, e quindi piano piano si esprimerà, perché le carte della storia, la verità della storia alla fine viene fuori, anche passa 80 anni, 100 anni, non ci sono problemi. Quindi io non vedo nessun motivo per non votare a favore di questa mozione, che va contro tutti i totalitarismi, adesso non mi viene la parola, scusate, è un po' difficile, però qui parla di tutti, quindi non capisco perché non si possa mettere insieme, insomma, boh. Grazie. Grazie consigliere Trucchia. Posso intervenire? Dopo il giro gli faccio fare la replica, consigliere. Prego, consigliere Mariani. Grazie presidente. Peccato l'ora che siamo tardi, che comunque questa mozione dà l'opportunità di approfondire molte cose, è molto dettagliata. Peccato alcune cose ascoltate prima dal consigliere Sforza, perché questa risoluzione, come già accennato, è stata approvata il 19 settembre dal Parlamento europeo 2019, comunque votata da quasi tutti, mi sembra, tutti i partiti italiani, quindi qua leggo Partito Democratico, Socialisti Democratici, oltre che fanno parte anche del PPE, Forza Italia, Lega, quindi è stata votata da, mi sembra, da tutti i partiti italiani. Sicuramente hanno equiparato, il testo equipara il nazismo al comunismo. Se è stato definito in questo senso, sicuramente hanno approfondito, e avendo molta più documentazione magari di quello che noi possiamo trovare così, perché però hanno approfondito, e quello in cui qua viene denunciato sono i totalitarismi, diciamo, passati, però non dobbiamo dimenticare, ce ne sono anche alcuni come dire, attivi oggi. Qui, come accennava il consigliere Sforza, cade quasi a distanza delle leggi del 39, però anche domani sembra l'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'infanzia, che qua sono citati, quello che è interessante, credo sia fatto bene, questa mozione, tutte le citazioni alle varie risoluzioni, dichiarazioni dei diritti umani. Quello che volevo dire, sicuramente questa risoluzione del Parlamento europeo è motivata anche dal fatto perché la prima e la seconda guerra mondiale è il frutto, diciamo, di come dire, un germe culturale partito 40-60 anni prima. Adesso non voglio fare a lunga come questa mozione, però occorre sicuramente andare indietro al secolo precedente, quindi al 1800, mi sembra 69-70, per farla breve, da quando c'era il re di Prussia con Bismarck e l'altro che si fondò lì la psichiatria. E lì partì diciamo, l'eugenetica come filosofia, che poi nel Novecento prese piede. Quindi già lì era stato introdotto il concetto che l'uomo è un animale, che non esisteva Dio e lo spirito, e quindi era giusto fare tutto. E quindi si poteva anche uccidere magari un essere, una persona considerata diversa o come dire, inferiore. Quella era la base da cui era partita l'eugenetica, che poi nel Novecento ha trovato qualche pazzo che, diciamo, l'ha condivisa, e si è verificato quello che si è verificato, i vari conflitti. E sicuramente qui equipara giustamente nazismo e comunismo, perché anche lì poi è stata portata avanti questa diciamo, filosofia, soprattutto nella Russia. Adesso non so la pronuncia, non se dico bene, però basta, sta accennata a Stalin, ma anche il braccio destro, che se andiamo a vedere, come si chiama, Lavrov Beria, non so la pronuncia se è corretta, possiamo andare a vedere quello che ha fatto, e quindi era proprio anni prima, ma veramente crimini indescrivibili, che poi stanno, diciamo, alcune cose smentite, non sono come dire, venute fuori, però ecco, e lì è proprio parte delle basi del fondamento della dittatura comunista, che poi comunque sappiamo com'è andata. L'altra cosa che si potrebbe notare, per esempio, anche i simboli sono importanti, è stato accennato, mi sembra, basta che, diciamo così, io appassionato di cultura orientale, facendo arti marziali,
sia in Cina che in Giappone si usa il pugno, che è simbolo proprio di offesa, di aggressione, quando uno fa vedere il pugno chiuso. Poi nelle arti marziali si mette la mano aperta davanti, perché è il segno della pace, quindi ogni combattimento, oppure ogni contesto, come dire, faccia a faccia, oppure tra varie fazioni, si inizia sempre col saluto e si finisce col saluto, e prima di iniziare è sempre questo pugno con la mano davanti, perché si vuole evitare la lotta, ma si preferisce quindi la via della comunicazione e della pace. Quindi i simboli storicamente sono importanti, quindi una filosofia, diciamo, una parte o politica, diciamo così, che è rappresentata con un pugno chiuso, è chiaro che, diciamo, in Oriente non viene vista come simbolo di pace, perché proprio è nella cultura cinese, poi anche presa da quella giapponese, che il pugno è offensivo e la mano rappresenta la pace. E anche oggi, con questa mozione qua e le varie citazioni dei diritti umani, sarebbe stato interessante anche approfondire. Adesso non voglio partire dall'evoluzione dei diritti umani con la prima pietra miliare, possiamo intenderla con la firma della Magna Carta nel 1215, che Re Giovanni, diciamo, d'Inghilterra, sotto ricatto di una guerra civile, fu costretto a firmare questa dichiarazione, diciamo, tra le prime dei diritti umani, e che è stato importantissimo, perché prevedeva che lo stesso re si sottoponesse alle stesse leggi, ai stessi giudizi, ai stessi giudici dei cittadini normali. Poi con la dichiarazione del 1786 dell'indipendenza americana, della Costituzione, che possiamo dire che è la madre di tutte le Costituzioni europee, fino ad arrivare ad oggi con i diritti umani, che nonostante tutto nel mondo ad oggi non sono, sono 208 paesi, mi sembra che la metà hanno aderito alla Carta dei diritti umani e ancora meno lo applicano. È stato detto, ma in Cina sembra che ancora ci sono violazioni dei diritti umani, basta vedere con Hong Kong, oppure con Dalai Lama, con la Mongolia. I conflitti, che non se ne parla, però in Yemen è una strage umanitaria, circa 24 milioni, guerre che dura da 6 anni. Poi c'è Repubblica del Congo, anche lì 11 milioni che chiedono assistenza sanitaria, con oltre 100 gruppi, mi sembra, di militari che fanno di tutto di più tranne che rispettare le persone. Poi c'è la Siria, l'Etiopia. Oggi si potrebbe discutere di questo, come mai in questi paesi ancora non si rispettano i diritti umani, e per come la vedo io personalmente, finché posso boicotto questi prodotti, diciamo, di questi paesi, perché noi accettiamo tutto, poi di là non accettano, non sono libertà di religione, diritti essenziali. Quindi, e questa mozione, ringraziamo il consigliere Simonacci che approfondisce anche questo aspetto. Secondo me è un'occasione che, ripeto, non è che c'è da risalire solo alla seconda guerra mondiale, perché il consigliere Sforza anche fa parte dell'AMPI, quindi è chiaro che ho anche sentito l'ultimo discorso che ha fatto, che è stato comunque interessante in piazza, però ecco, non c'è solo quello, che purtroppo questi totalitarismi hanno origine anche nel secolo precedente a livello culturale, quindi non, la guerra purtroppo è solo l'ultima parte, la parte pratica, ma tutta la formazione, diciamo, la cultura che è stata insegnata nelle scuole dell'epoca, ci hanno messo quasi 40 anni proprio a far passare questa filosofia che si può discriminare e che c'è chi è superiore, chi è inferiore, comunque idee folli che però hanno dato purtroppo milioni di morti nel secolo scorso. Quindi fanno un discorso solo che è un totalitarismo sia migliore dell'altro, da quello che ho capito, mi sembra proprio, ecco, se il Parlamento europeo, votato da tutti i partiti italiani, mi sembra, non so se qua non viene citato chi non ha votato, quindi non so se qualcuno si fosse astenuto o no, sicuramente proprio perché c'è un discorso molto più approfondito, storico, per un periodo molto più ampio, e quindi si sono andate a vedere le radici vere di questo male, che poi come dire, germoglia in vari aspetti. Nazismo, comunismo, qua viene inteso come le facce della stessa medaglia, quindi è inutile stare magari a dire uno ha fatto meno morti dell'altro, però forse i morti veri non si sanno ancora, molti sono, come dire, possono anche mancare, però hanno fatto
veramente come dire, danni enormi e vanno condannati in tutti i sensi. Grazie. Grazie consigliere. Ulteriori interventi? Consigliere Simonacci voleva replicare, prego. Sì, grazie. In realtà avrei, diciamo, immaginavo che avesse, che questa mozione potesse destare certi tipi di reazioni e non sarei voluto intervenire anche perché nel modo in cui farò, perché non è proprio nello spirito della mozione. Tuttavia la saccenza del consigliere Sforza e gli attacchi personali impongono di rispondere a tono e purtroppo, cara consigliera, il fatto di aver condotto un certo tipo di studi, di aver avuto accesso all'archivio del Ministero d'Affari Esteri e aver fatto parecchi studi a riguardo e viaggi a tema, purtroppo la mettono in una situazione abbastanza complicata per quello che sto per dire. Perché? Perché è evidente che questa mozione, pur non essendo questo l'intento, l'ha toccata molto intimamente, data la sua appartenenza all'ANPI probabilmente, dato forse al fatto che si diletta nell'andare in giro a cantare canti partigiani, questo io non lo so, però risponde innanzitutto all'accusa di far parte di Fratelli d'Italia. Beh, innanzitutto la fiamma, per quanto risulta, è un simbolo nato nell'Italia post bellica, quindi in un'Italia che era già repubblica e che era già democratica. Io non vedo nella, diciamo, in Fratelli d'Italia o nel suo simbolo fasci vittorie o richiami al passato. Diciamo che la fiamma ricorda, questo sì, magari è vero, un certo tipo di diciamo il lume che dovrebbe illuminare, come disse Almirante, la strada di chi crede in certi valori. Ma le ricordo che questi certi valori, al di là di quei pochi rimasti di nostalgici, quei valori sono quelli di una destra, di una destra che non è il fascismo. So che a lei sembra strano, ma può esistere una destra anche senza essere fascista. L'Italia ha sempre avuto una destra, un centro e una sinistra. C'erano la destra storica, la sinistra storica. Nel mondo della destra, la destra non è un monolite, ci sono molte correnti, sono gli idioti nostalgici, come ci sono idioti nostalgici nel Partito Comunista o nei partigiani o nell'ANPI. Non è il mio caso, cara consigliera. Detto questo, purtroppo devo rispondere al resto. La mozione, uno può condividerla o meno, può essere sicuramente, come dire, non completa. Poteva essere fatta meglio? Sì, sicuramente, tutto questo è corretto. Ma l'obiettivo era appunto quello di far presente che viviamo in un mondo in cui purtroppo idioti nostalgici o quantomeno i regimi totalitari che ci circondano, a partire da quello di Erdogan, per, tanto per citarne uno, o l'Egitto, dedicato a Regeni, comunque ci circondano ed è giusto che continuiamo ad essere uniti nel promuovere i valori fondamentali che hanno portato alla creazione dell'Europa, che hanno portato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tra gli altri sicuramente anche l'antifascismo. Ma le ricordo, cara consigliera, che purtroppo al di là dell'epica che a voi piace raccontare, dell'epica comunista o partigiana, il comunismo ha fatto circa 45 milioni di morti in tutto il mondo. Le ricordo che solo in Ucraina ha fatto 7 milioni. Visto che ha citato l'Olocausto, le ricordo che fino a che non è morto, Stalin ha perseguitato gli ebrei, ha deportato intellettuali ebrei in tutta l'Unione Sovietica. E questo non lo inventa Simonacci, questa è storia.
Le ricordo che i finlandesi si sono alleati con i nazisti per non soccombere ai suoi cari amici comunisti sovietici. E se si studi bene la guerra d'inverno e la resistenza di Mannerheim, faccia un viaggio a Vilnius e vada a vedere il quartier generale del KGB, come lo può vedere in tutti i paesi baltici o in tutti i paesi comunisti, e vada a vedere la sala delle torture dei suoi cari amici comunisti. E questa retorica di dividere comunismo da stalinismo è una semplice ipocrisia, perché ricordiamo i viaggi di Togliatti in Russia, ricordiamo anche Napolitano che aveva la tessera del PC e esultò quando i carri armati nel 56, se non vado errato, nel 56 spararono sulla folla in Ungheria. Affermò il nostro caro Presidente della Repubblica, all'epoca affermò che avevano fatto bene, che i russi avevano fatto bene ad intervenire e a sparare sui rivoltosi. Quindi, voglio dire, tra un almirante che io non ho mai conosciuto e non è il mio punto di riferimento, e un napoletano che esaltava con la tessera del PC alla mano i carri armati che sparavano sulla folla, francamente non vedo una grande differenza. Poi ha fatto benissimo lei a citare la giornata, a ricordare giustamente, non dobbiamo dimenticare quella vile giornata in cui furono varate le leggi razziali. Sono assolutamente d'accordo con lei su questo, però ecco, lei è la dimostrazione vivente della necessità di questa mozione, perché purtroppo non ragiona in maniera oggettiva, ma ragiona da persona indottrinata e francamente anche ignorante di fatti storici avvenuti probabilmente e non solo fuori dall'Italia. Visto che lei va in giro a cantare canti partigiani, mi racconti qualcosa della Brigata Garibaldi? La Brigata Garibaldi sterminò i partigiani bianchi, tra cui il fratello di Pierpaolo Pasolini. Ce lo vogliamo ricordare questo? E perché li sterminò? Perché al di là della vostra ipocrisia e anche quella dell'Ampi, fino a che non venne dato ordine contrario dai dirigenti comunisti italiani, in realtà i partigiani volevano imporre la dittatura del proletariato in Italia. Quindi sì, hanno liberato l'Italia, è vero, grazie, non solo loro, c'erano anche i partigiani bianchi, ma soprattutto c'erano gli alleati. Ma basta, basta ipocrisie. Questa mozione parla di questo. Leggiamo la storia per i fatti, leggiamo la storia uniti per poter in qualche modo dare gli strumenti ai nostri ragazzi di vedere senza filtri quello che sta accadendo nel mondo. Basta retoriche. Il suo intervento, in parte condivisibile, in parte era totalmente retorico, totalmente fazioso. E soprattutto ignora evidentemente la realtà di alcuni fatti storici che riguardano il partito di cui lei in qualche modo è sostenitrice. Poi dire che comunque l'Europa non è stata mai schierata contro il comunismo è una grandissima idiozia. Dire che i patti Molotov-Ribbentrop non sono stati responsabili dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Lei lo sa cosa prevedevano i protocolli segreti del patto Molotov-Ribbentrop? Prevedevano il fatto che i nazisti potessero riorganizzare l'esercito e fare sperimentare nuove armi in territorio russo, dove gli alleati non potevano scoprirli. Quindi il riarmo della Germania nazista è avvenuto grazie ai suoi cari amichetti comunisti. Questo lei non lo sa o non lo vuole dire. Ad esempio, perché non racconta che cosa è avvenuto nella foresta del Katyn, quando avanzando l'Armata Rossa ha sterminato tutti gli ufficiali polacchi, tant'è che i nazisti chiamarono le Nazioni Unite a vedere quello che era accaduto, perché non volevano assumersi la responsabilità dei fatti. E sa perché vennero sterminati gli ufficiali? Sa perché vengono uccisi gli ufficiali in guerra? Perché senza gli ufficiali l'esercito è allo sbando. E chiedo cortesemente di rispettare i tempi, grazie.
Ecco, questo era soltanto per farle capire che qui se c'è qualcuno che ignora la storia non sono io. Grazie. Grazie consigliere Simonacci. Sì, prego sindaco. Sì, prego. Sì, allora faccio un intervento in dichiarazione di voto. Mi sembra che il dibattito stia diventando un po', come dire, vorrei dire delirante, ma forse non è il termine più appropriato, nel senso che stiamo pensando di riscrivere la storia questa sera in questo Consiglio Comunale. Credo che dobbiamo essere un po' meno, pensare di essere un po' più prudenti. E la storia è scritta, sta scritta sui libri di storia, sono passati tanti anni, e può piacere o non piacere, a qualcuno non piace perché nella storia le cose sono state scritte così come sono successe e sicuramente qualcuno ancora non le ha digerite. Dispiace questo perché dopo tanto tempo bisognerebbe che ci si rendesse conto di come sono andate le cose. E si cerca di riscrivere la storia come fa più comodo. È un po' il senso della premessa della mozione che abbiamo ascoltato, nel senso che se noi dovessimo votare una riga in cui dichiariamo di essere contrari a tutti i totalitarismi non ci sarebbe nessun problema. Se invece dobbiamo votare tutto quello sproloquio che sta prima, che al 90% stravolge quelle che sono le verità della storia scritte sui libri di storia, non che le dice la consigliera Sforza, il consigliere Simonacci o il sindaco Bravi, ma sono scritte sui libri di storia. Ecco, questo io non credo che sia dal mio punto di vista accettabile. Quindi il mio voto è un voto contrario. Grazie sindaco. Prego consigliere Mariani. Sì, quindi il nostro voto sarà favorevole, giusto per capire, non per fare una battuta, ma da quanto diceva poc'anzi il sindaco, dalla mozione comunque la parte iniziale e i vari riferimenti sembra chiara, comunque è tratta, da quanto ho visto, dalla risoluzione del Parlamento europeo, quindi che equipara questi totalitarismi. E in quel caso lì non è che si vuole scrivere la storia, altrimenti il Parlamento europeo l'ha riscritta loro, oppure gli mandiamo una comunicazione che dicendogli che hanno tentato di modificare la storia, non lo so. Però se è stata presa l'unanimità dei partiti, perlomeno quelli italiani, hanno approfondito sicuramente molto più di noi. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Posso fare la dichiarazione di voto? Sì, la dichiarazione di voto si la può fare consigliere. Ovviamente rispettando i tempi, grazie. Sì, sarò brevissimo. Guardi, io ovviamente voto a favore. Per rispondere al sindaco sono d'accordo con lui. Qui non c'è nessuno che nega la storia, sicuramente si può approfondire. Non vedo quello che dice lui effettivamente nella premessa, cioè non vedo nella mozione che venga negato qualcosa della storia, però se condividete il fatto, anche una sola riga, cioè riscriviamo la mozione, mettiamo una sola riga, siamo tutti contro tutti i totalitarismi, può bastare questo, a me va benissimo, io ho ripreso semplicemente informazioni dal Parlamento europeo, Commissione europea, eccetera, per argomentare, ma il senso è questo, a me non interessa riscrivere la storia, perché io la conosco molto bene la storia, non solo quella dei libri delle elementari, ma ben altri libri, magari universitari. Non è questo l'intento, l'intento è di trovare un punto in comune, di essere uniti sulla condanna ferma a qualunque tipo di totalitarismo, di qualunque colore esso sia. Questo è il concetto. Quindi io voto a favore, ma se volete modificarla, lasciare una sola riga, e la riga è questa, per me va bene. Grazie consigliere Simonacci. Faccio un intervento
In realtà l'interpretazione di che cosa sia un regime totalitario è complesso. Probabilmente la mozione contiene imprecisazioni storiche che non ho del tutto approfondito. Personalmente sono contro ogni forma di violenza che lede l'uomo nella sua integrità psicofisica e ne lede la libertà. E questo proposta da qualsiasi ideologia, che sia di destra o che sia di sinistra. Quindi sono d'accordo con il consigliere Simonacci di poter approvare una mozione dove venga scritta esclusivamente una riga contro ogni forma di totalitarismo. Ovviamente questo dovrebbe essere un lavoro condiviso e chiedo di poterla, se lei è d'accordo, sospendere e magari utilizzare una commissione specifica e riscriverla insieme come Consiglio Comunale di Recanati, che in realtà è contro ogni totalitarismo reale e non soltanto di facciata o perché proposto da un gruppo consigliare politico. Grazie. Per me va bene. Il consigliere Simonacci mi sta dicendo che per lui va bene. Metto a votazione questa mia proposta e chiedo di ritirare la mozione e poterne discutere nuovamente per poterla riscrivere insieme e condividerla tutti. Passiamo al voto. Lui è già d'accordo, l'ho già detto. Votiamo per il rinvio e per la possibilità di riscriverla insieme. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, non c'è. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Miccini, favorevole. Poltroni, favorevole. Favorevole. Sforza, sì, favorevole. Simonacci, favorevole. Favorevole. Trucchia, unanimità. Approvata all'unanimità, ringrazio tutti i consiglieri per la presa di posizione in questa mozione. Chiudiamo il Consiglio Comunale alle ore 00:48 del giorno 18 novembre. Grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte a tutti.